Grosseto Livorno. Serie B, lo spettacolo dei playoff, stadio Carlo Zecchini, Grosseto contro Livorno per sognare la finale dei playoff per andare in Serie A. Buonasera da Riccardo Trevisani e Vincenzo Guerini. Vincenzo, una partita fondamentale per il Grosseto, forse nessuno si aspettava il Grosseto qui, tutti si aspettavano il Livorno, le motivazioni sono diverse, la stagione è stata diversa, che partita sarà, che partita vedremo? Credo che sarà una partita spettacolare, l'atmosfera è caldissima, sai, poi aggiungici anche che è un derby toscano molto sentito. Abbiamo una favoritissima, quasi un obbligato. Livorno deve assolutamente passare il turno contro la tranquillità del Grosseto, che è veramente la sorpresa di questo campionato. Dunque credo che assisteremo a una gara spettacolare, perché il Grosseto, diciamo che il suo campionato l'ha già vinto. Il Livorno, accompagnato da 6.000 tifosi, deve centrare la partita. Credo che assisteremo a una gara molto combattuta. 6.000 tifosi da una parte, 9.000 dall'altra, insomma sarà una grande festa, ci sono stati cori prima della partita, c'è tanto colore ma anche tanta attesa, perché il Grosseto a questi livelli non se l'aspettava nessuno, forse nemmeno Gustinetti. Al microfono di Paolo Ciarravano ci racconta le sue sensazioni prima di questa caldissima partita. La grande sorpresa di questi playoff, per il fatto di esserci arrivati, scrivete la storia, vi scrivono i vostri tifosi in uno striscione che vi accoglierà, è questa la vostra grande spinta per questa partita, per questi playoff, provare? Sì, adesso abbiamo coronato un sogno che ci eravamo prefissi nell'arco del campionato, di riuscire a centrare questi playoff, e dopo un attimo di smarrimento ce l'abbiamo fatta con grande entusiasmo, con grande passione. E adesso cerchiamo di far prolungare questo sogno, anche se sappiamo che non sarà indubbiamente facile, perché giochiamo contro, innanzitutto stasera contro Livorno, che è una grandissima squadra, e però vogliamo regalare, se ci riusciamo, ai nostri tifosi ma anche a noi stessi questa grande soddisfazione di cercare di giocarcela alla pari con loro, e sarebbe motivo di orgoglio per tutti noi di riuscire a metterli in difficoltà. Ha visto quanto è quotato il Grosseto per questa sera? Lei scommetterebbe sulla vittoria del Grosseto? No, sinceramente io queste cose non guardo, perché il calcio riserva delle belle favole, delle belle storie, e di conseguenza mi auguro che i ragazzi siano tranquilli e sereni, affrontino la gara e la partita nella maniera giusta e appropriata per, come dicevo prima, regalarsi prima a se stessi, perché penso che sia importante, con tutto quello che hanno fatto quest'anno, regalarsi questa gioia di poter, come dicevo prima, mettere in difficoltà questo grande avversario. Arrivare fin qui è anche una rivincita per lei, personale, dopo essere tornato sulla panchina? No, io ci speravo quando sono stato richiamato, ho visto che i ragazzi volevano fermamente ritornare a fare questa impresa, ce l'abbiamo fatta anche con grande fatica fino all'ultimo momento, 6 minuti dalla fine, quando Cordova ha buttato la palla in rete sabato scorso. E io ho sempre creduto nei loro mezzi, e di conseguenza è stato facile per me, visto che li conoscevo già da prima, riuscire a tirar fuori da loro tutto quello che era immaginabile, perché per arrivare a fare questi playoff i ragazzi hanno dato il 120% delle loro potenzialità. Speriamo che abbiano ancora qualcosa da poter dare, energie sono al lumicino, e che affrontiamo questi grandi campioni che in modo inaspettato riusciamo ad affrontare appunto in questo playoff. Grandi campioni quelli del Livorno, un allenatore giovane come Ruotolo non ha voluto parlare prima della partita, l'emozione, la tensione, aver sostituito Acori proprio nelle ultime giornate, evidentemente è un po' teso, Vincenzo. Una partita quella da Grosseto del Livorno che può regalare grande spettacolo, come già sta succedendo, è successo tra Empoli e Brescia. Grosseto del Livorno in campionato hanno regalato addirittura 5 gol qui allo stadio Zecchini, è finita 3-2 per il Livorno in rimonta, era il Livorno che stava veramente bene ed era il Grosseto di Ezio Rossi che bene non è mai stato, appena 7 punti raccolti in 7 partite. Guarda, poi c'è anche un altro dato da sottolineare, 64 gol mi pare hanno fatto tutte e due le squadre, proprio lo stesso numero di gol. Però c'è notevole differenza fra i gol subiti, mi pare una ventina di differenza a favore del Livorno. Grosseto ne ha fatti esatto. Però sai cosa c'è? Che quando arrivano i playoff strepitosi, i playoff sono una cosa bellissima, meravigliosa, è sempre un terno al lotto. Non è detto che la squadra favorita passi il turno, indubbiamente è un pizzico di favore per il Livorno, però
ripeto, è una partita dove veramente si può giocare la tripla. Abbiamo visto la straordinaria rimonta del Livorno avvenuta durante il campionato, 2-0 con il gol di Abruzzese, l'autogol di Perticone, al 3-2 per il Livorno con i grandissimi gol di Diamanti, di Bergvold e dello stesso Ciccio Tavano, capocannoniere e grande personaggio evidentemente di questa partita. Noi adesso ci fermiamo soltanto per un minuto, poi torniamo per cominciare a vivere davvero la telecronaca di Grosseto Livorno. Mancano pochi minuti, atmosfera caldissima, tutti qui, 10 minuti e poi comincia la partita. Niente sarà più come prima. Da luglio Sky diventa sempre più HD. Chiama 199 100 500 e prenota il tuo decoder HD a soli 49 euro. Avanti! Numero 10, l'avevo incaricata della missione Pulce Argentina. Numero 1, il microfilm si è smagnetizzato, ma il russo ha dato l'ok sotto i miei occhi. Numero 10, conosci il protocollo. Informazioni garantite con Alessandro Bonanni. Speciale calciomercato. Tutte le operazioni da lunedì 15 alle 23.30 su Sky Sport 1. Le bugie hanno le ore contate. Se stasera sono qui. Le tette. E perché ci voglio stare? Non è vero. Ho bisogno di voi. Voi abbonati Sky. Fiorello Show, questa sera alle 22.30, solo su Sky 1. Grosseto contro Livorno è il playoff per andare nella finale ad affrontare la vincente della sfida fra Empoli e Brescia. Il grande entusiasmo dei tifosi livornesi, il grande titolo di Sky che vale per i playoff di Serie B, ma non solo, vale anche per la Confederations Cup, grande esclusiva di Sky Sport. Comincerà già da domenica 14, ma ovviamente seguiremo con particolare attenzione le sfide che riguardano la nazionale azzurra, prima contro gli Stati Uniti il 15 di giugno, poi contro l'Egitto il 18 di giugno, sempre a partire dalle 19.30, e poi la super sfida Italia-Brasile del giorno 21 per chiudere il girone e volare in semifinale, ovviamente la Confederations Cup che comincerà domenica 14 su Sky Sport 1 con Sudafrica, Iraq e Nuova Zelanda contro i campioni d'Europa della Spagna. Torniamo a concentrarci però sulla Serie B, sullo spettacolo della Serie B e di Grosseto Livorno, una partita che promette mille emozioni come già successo in campionato. Le scelte degli allenatori sono abbastanza particolari, soprattutto quelle di Ruotolo, Vincenzo. Il Grosseto è confermato con il 4-4-2 con Freddi, Stendardo, Abruzzese, Garofalo in difesa, Gessa, Cordova con Sonni e Mora a metà campo e Pichelman e Sazzolini davanti. Invece il Livorno ha delle novità, perché Terranova vince il ballottaggio con Rosi, che ha fatto il titolare per tutta la stagione, e perché davanti Volpe accompagnerà Diamanti e Tavano, non Rossini né Candreva. Qui ha fatto molta predattica Ruotolo, perché si era parlato di Candreva, di Rossini e di Candreva, alla fine gioca Volpe. Ma sai Riccardo, gli allenatori ragionano, in questo caso ragionano sulle due partite, anche tengono conto anche della partita di ritorno. Effettivamente il Livorno assomiglia più a un 4-4-2 che a un 4-3-1-2, un 4-3-2-1 come sembrava alla vigilia, perché Volpe sicuramente rispetto a Candreva è un centrocampista più esterno che filtra di più, diciamo. Esatto, mentre Terranova è anche più difensore forse di Rosi. Credo che possa essere questo il motivo. E quello il 4-4-2 invece che abbiamo visto del Grosseto. Grosseto è chiaro, il 4-4-2 classico che ha dato grandi soddisfazioni a questa squadra. È assolutamente assurdo cambiare, farà la partita, tenterà il tutto per tutto, perché senza voler offendere nessuno, ma è chiaro che
il Grosseto punterà molto alla partita in casa, punterà molto questa sera per dare un senso miracoloso addirittura alla stagione. C'è spazio perché quando si giocano i playoff ci sta tutto, qualsiasi cosa può succedere e di conseguenza vediamo. Comunque il Livorno gioca in trasferta ma sembra che giochi in casa perché è accompagnato dai tifosi, da quanti quasi ce ne sono qua vicino. Quelli del Grosseto. Esatto. Squadre che sono nel tunnel, stanno per entrare in campo, a un passo dal tunnel c'è il nostro Paolo Ciallavano. Buonasera, buonasera a tutti, le squadre le vediamo da qui, stanno per fare il loro ingresso in campo. È stata una vigilia apparentemente, almeno serena, pacata per Bustinetti, anche se ci è sembrato molto carico, direi nervoso probabilmente, forse l'aggettivo giusto, Ruotolo, aspettato davvero fino all'ultimo per fare le sue scelte. Formazione che è stata comunicata, che è stata resa nota a 20 minuti praticamente dal fischio d'inizio, questo per farvi capire come mai come questa volta per il Livorno si possa parlare di pretattica. Anche questo, Vincenzo, è stato un po' il tema nella prepartita, arrivavano i giocatori, nessuno parlava dall'ambiente livornese. Sai Riccardo, noi abbiamo visto giù in campo, no? Abbiamo visto la tranquillità tra virgolette dei giocatori del Grosseto e la faccia sicuramente più tesa da parte dei giocatori e anche lo stesso Ruotolo, bisogna cercare di capirlo, sai, con questa onda lunga dei giovani lui magari si gioca anche la conferma. Il Livorno dovesse centrare una promozione in Serie A, chi mi vieta di pensare che possa addirittura essere confermato in Serie A, perché con questi giovani che si stanno lanciando nella categoria è possibile anche per lui questo sogno. È chiaro che ha più da perdere il Livorno per una questione di classifica perché è arrivato terzo e non Insomma, certo. Per la squadra, per come è stata costruita, è chiaro però che è arrivato qui il Grosseto sta sognando e non vuole più svegliarsi obiettivamente, anzi, vedendo le facce che c'erano in campo, dove dicevi tu, la voglia di continuare potrebbe essere l'arma a favore del Grosseto, la tranquillità, la serenità. Vedi che anche il pubblico li ha ringraziati già prima, comunque vada, questo è un buon viatico per i giocatori di casa. Palloncini bianco-rossi per quello che riguarda il Grosseto, la curva in festa, il coro della formazione grossetana, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti, è una grande festa, probabilmente comunque vada per il Grosseto. Il Livorno ha inevitabilmente più da perdere, sono entrate in campo le squadre agli ordini dell'arbitro Orsato, Di, Schio, Nicoletti e Romagnoli, due guardaline molto affidabili, molti posticipi per loro nel corso di questo campionato. Orsato è uno dei pupilli di Pierluigi Collina, anche questa designazione Orsato, Nicoletti e Romagnoli dà l'idea che sarà una partita molto calda. Ma sai Riccardo, sentita, a parte che è sentita perché il derby, sai, poi i derby toscani sono sempre sentiti, ma è anche doveroso da parte del comandante degli arbitri, perché qui ci sono in ballo anche due città, diciamo, non solo dal punto di vista sportivo. Prova a immaginare che cosa potrebbe significare per la città di Grosseto un miracolo della Serie A. Prova a immaginare a Livorno che cosa significa ritornare in Serie A dopo così una breve apparizione in Serie B. Dunque è giusto il rispetto, è giusto che Collina mandi i migliori arbitri a disposizione. Questo non ci sono dubbi, in campo ci sono le squadre, primo piano è per Abruzzese che andò in gol contro il Livorno proprio in campionato propiziando il 2-0. Qui la stretta di mano tra l'arbitro Orsato e l'arbitro Ciampi, quarto uomo di questa sfida, Grosseto Livorno è pronta a cominciare, cominciano i playoff anche per queste due squadre. Con Sansovini in mezzo al campo, con il Livorno che cerca la compattezza, la carica di un allenatore come Ruotolo, che se sarà da allenatore come da giocatore trasmetterà una carica infinita ai suoi ragazzi. Indubbiamente a Ruotolo, ecco, se il Livorno avesse anche tre quarti che aveva il proprio allenatore in campo, sarebbero già a metà dell'opera. Certamente nel finale di campionato, tra l'esonero di Acori e le prestazioni fornite dal Livorno, la stagione non si è chiusa nel migliore dei modi. Livorno poteva anche venire in A direttamente come organico, no, poi è clamoroso quello che è successo a questa squadra, no? Crollava in casa e andava a fare il risultato fuori, cioè veramente assolutamente inspiegabile, ha avuto delle defiance in casa personalmente inspiegabili, poi andava a fare il risultato fuori. Dunque non so neanche se è una questione di condizioni. L'Effe è costata poi la panchina, esatto, a Leo Acori. Nel frattempo Orsato è pronto a fischiare per far cominciare la sfida. Qui non ci sono, come nelle ultime giornate, problemi di contemporaneità, ma c'è un problemino con la rete. Avete visto che Polito probabilmente ha richiamato l'attenzione e si sta cercando di mettere a posto il tutto, anche se
eravamo in campo nel pre e il guardalino Romagnoli si era accorto che qualcosa non andava. Ora Polito sta dicendo che si può verificare il tutto e che dovrebbe essere tutto a posto, probabilmente, o forse no. Richiama l'attenzione di Rossato, che scatta verso la porta dell'ex portiere di Catania e Pescara e va a verificare dura sia il problema. Quindi partita che comincerà con qualche istante di ritardo. Polito vuole che si faccia con attenzione questo lavoro. È curioso perché proprio Romagnoli era andato lì prima dell'inizio della sfida, verso le 7:30, quando gli arbitri hanno fatto una rifinitura insieme alle squadre in mezzo al campo, aveva verificato che la porta fosse a posto. Evidentemente non era così, c'è un tassello che sì, manca. Un gancio da mettere, un gancio, sì, arrivato, non ci sono problemi. È arrivato lo scotch, ma è comunque tutto a posto. Un ulteriore sovraccarico di tensione per i giocatori. Già sì, i giocatori non vedono l'ora di iniziare, assolutamente, sembrano dei gladiatori nell'arena. L'arena è molto calda, per il momento sembra andare tutto bene. All'interno dello stadio c'era un po' di timore per una questione di ordine pubblico. Al momento segnalata qualche getto d'acqua fuori dallo stadio, cose non troppo gravi, almeno per il momento, ci auguriamo che sia così. Ovviamente anche fino alla fine. Orsato controlla il proprio orologio, si parte, comincia anche per il Grosseto e per il Livorno, con il Livorno che va subito ad attaccare, ma perde il pallone sul lancio per Volpe, il fallo laterale, lancio di Diamanti. Grosseto che riparte con Abruzzese. Tocco centrale per Mariano Stendardo, idolo del pubblico di Grosseto. Non ha giocato per buona parte della stagione, poi da quando è arrivato Ezio Rossi ha ritrovato minuti e partite. Cordova ha girato il pallone verso Gessa, adesso Freddi, cresciuto nel settore giovanile della Roma. Tocco centrale in orizzontale, quello di Stendardo per Abruzzese, palla giocata verso Sansovini che prova il miracolo in estirata, non riesce a portare il pallone da Mora. Sì, Pickelman gioca sicuramente più avanti con Sansovini che parte leggermente dietro e Cordova ancora più dietro. Io credo che possono essere decisivi Cordova da una parte perché c'è il cannoncino nel piede, attenzione alle punizioni di 30 metri, e il capocannoniere del campionato dall'altra parte, che Tavano e Diamanti sono capaci di inventare qualsiasi cosa. 24 gol per Tavano, Diamanti proprio qui ha segnato uno dei più bei gol della stagione, proprio con questa maglia, il gol che riaprì la sfida dopo il 2-0 iniziale del Grosseto. Adesso mi sembra comunque ritmo molto alto con Pickelman e Sansovini già a dar pressione ai difensori del Livorno. Loviso in verticale, cerca la palla verso Volpe, s'appoggia Volpe a Filippini, Tavano cercato in verticale, pallone recuperato, ancora buono per Diamanti, prova ad andare Diamanti, il cross con il destro, con il suo piede, non è nemmeno male però il cross dalla parte opposta, la chiusura di Gessa prima dell'arrivo di Filippini. C'è molta tensione in campo, anche proprio da attenzione a Filippini che pensa alla conclusione, il pallone che passa, Polito blocca in due tempi, il figlio di Ciro Polito allo stadio in tribuna con un suo compagno di scuola, c'è grande festa, sembra veramente bravo, una festa nel senso migliore del termine, tutti sono già molto contenti, Riccardo, di esserci. È il ringraziamento della città sportiva di Grosseto a un gruppo di ragazzi che vi ha fatto sognare per 10 mesi, e dunque è chiaro che indipendentemente da come va comunque il ringraziamento da parte di tutti. Prima quel tiro, di Filippini, è vero che non era granché, però è sbucato in mezzo alle gambe e lì Polito è stato molto, molto sveglio, molto attento. Calcio d'angolo per il Grosseto, arrivano i saltatori nell'area di rigore, c'è Freddi, c'è Pickelman, attenzione anche ad Abruzzese, il pallone arriva sul primo palo, viene allontanato bene dalla difesa del Livorno con Nico Pulsetti. Va a recuperare Garofalo, arriva il cross di Mora sul secondo palo, arriva Pickelman, arriva soprattutto De Lucia che riesce a bloccare il pallone senza problemi, l'ha già rinviato, c'è Tavano in campo aperto, uno contro uno, il pallone è comodo e buono per Consonni che era tornato in difesa a recuperare. Eccolo qua Consonni, lancio verso Pickelman con il fisico, l'austriaco anche troppo fisico secondo Orsato, calcio di punizione, il Livorno sta battendo un pochino troppo avanti e allora si accorge, rettifica la posizione. Quattro difensori in linea da parte del Livorno, centrocampo, Volpe a destra, Bonetto a sinistra insieme a Filippini che fa questa catena di gioco,
Diamanti piuttosto libero dietro Tavano, che è diciamo l'unica punta, se così si può dire, del Livorno, con Diamanti appunto libero di andare dove vuole. 4-4-2 classico invece da parte del Grosseto. Si riparte con il fallo laterale di Garofalo al volo con Sonni, con un lancio geniale ma che non arriva a destinazione. La palla è buona però per Sansovini. Il giocatore della Pro Sesto gira per Consonni, che rilarga memoria verso Gessa. Esce Boneto a prendere Gessa, controllo in corsa dell'esterno destro del Grosseto. Trattiene un po' il pallone, poi va a servirlo per l'arrivo in sovrapposizione di Freddi. Palla persa dal Grosseto, il Livorno che va subito in contropiede con Filippo. Di testa l'anticipo buono di Mariano Stendardo. La palla è per Cordova, lancio profondo che non arriva a Sansovini, c'è il Luviso prima di Pickelman, bravo a saltare l'austriaco, l'ex centrocampista del Bologna. Poi l'apertura verso Terranova, forse il giocatore più a sorpresa in campo, che va al rinvio lungo verso Volpe. L'anticipo buono di Abruzzese, si ricomincia da Garofalo. Pickelman ancora per Garofalo. Grosseto che fa molto possesso in mezzo al campo ma a volte rischia, come in questa occasione, di perdere il pallone. Filippini per Diamanti, c'è il movimento di Bonetto, Diamanti l'ha visto ma preferisce andare corto da Filippini. Bonetto, Freddi a prenderlo, palla verso Tavano e in anticipo Stendardo. Tavano prova a girargli attorno, Stendardo però copre bene con il fisico. Stendardo canta uno striscione dei suoi tifosi dedicato. La palla è sul fondo, rimessa per Ciro Polito, primo piano per Gustinetti. Il Livorno è partito bene, con tranquillità, con sicurezza, la partita la tiene fino a questo momento sotto controllo. Forse io mi aspettavo che partiva magari un pochino più a razzo, un po' all'arrembaggio, invece è partito, ha preferito partire ragionando, mantenendo i reparti molto corti. Adesso però Freddi prova a spingere, a centro Pickelman, si ferma Gianluca Freddi, il tocco è corto per Gessa che arriva al cross interessante verso Sansovini, pallone allontanato, attenzione a Mora che col sinistro mette paura a De Lucia, prima palla gol del Grosseto, 6 minuti, 0-0. Che bravi tutti e due, bravo Mora perché credimi di controbalto, di prima intenzione, la tenuta bassa lì, è difficilissimo, De Lucia è stato sveglio lì, bravo, tutti e due bravi, niente da dire. Nuovamente i saltatori nell'area di rigore, palla che arriva verso Stendardo, toccata per un attimo da Abruzzese, la va a spazzare via Volpe. Il Grosseto ha più fretta del Livorno perché con due pareggi è evidente che il Livorno ha da giudicarsi la finale. Due pareggi con qualunque punteggio non conta nei gol fatti in trasferta, in caso di doppio pareggio il Livorno ad andare a giocare la finale contro la oggi nell'andata a Empoli 1-1. Vincenzo, un 1-1 molto positivo per il Brescia. Sì, molto sai. Quello che dici tu Riccardo è vero, anche se in queste due partite pronti via nessuno pensa ai due pareggi, assolutamente, perché sarebbe un suicidio. Magari questi qui sono ragionamenti che fai man mano già dal secondo tempo, magari passa la partita, ma ovviamente non dall'inizio. Certo che la partita la deve fare, quantomeno in casa deve cercare di farla a tutti i costi il Grosseto. Adesso il lavoro da parte di Antonio Filippini che gira palla con Cama in mezzo al campo per Diamanti, poi Bonetto, tanti tocchi di prima, pallone che arriva in mezzo verso Volpe, tocco fuori per Pulsetti col destro deviato, stava per diventare buono per Tavano, poi Stendardo non riesce ad evitare il calcio d'angolo che sarà per il Livorno. Il Livorno quando entra in possesso di palla e fraseggia, insomma, c'ha delle qualità, si vede, insomma, la qualità di questa squadra è sicuramente importante. Dopo il calcio d'angolo andiamo a bordo campo da Paolo Ciarravano, adesso seguiamo il tocco corto viso. Va sul sinistro Loviso, il cross è morbido ma respinto, poi tocca a Bonetto, palla per il Grosseto, fallo Ciarravano. Gustinetti sempre in piedi, sembra molto più calmo rispetto a Ruotolo, tutti seduti sulla panchina del Livorno tranne Ruotolo e Spinelli. Spinelli in piedi come fosse un allenatore, anche questa indicazione del momento particolare che si vive in casa Livorno. In casa, in tribuna, fuori casa in panchina Aldo Spinelli. Oggi il suo kiwi sarebbe illegale a bordo campo perché sarebbe lo stesso colore della maglia del Livorno, no, e confonderebbe il guardalino. Sarebbe troppo caldo. Certo che Spinelli ne avrà vissute di queste situazioni, non credo che sia un pivellino. Gessa può andare a servire Sansovini, buono il tocco, Sansovini preferisce allargare per Garofalo piuttosto che per Mora che era più avanzato. Il tocco per Mora arriva adesso, Garofalo va in sola posizione, Mora può crossare, si accentra, mette palla sul destro, pallone che arriva in mezzo, un po' banale, e allora lo va a recuperare davanti alla difesa Loviso che rimette in movimento Diamanti. Pulsetti, Volpe a terra, Pulsetti, fallo duro, in ritardo, palla già scaricata, rischia il
cartellino Mora che si scusa. Diamanti aveva chiesto l'ammonizione, Orsato ha richiamato anche lui. Sì, intervento sicuramente duro, ma non volontario, non cattivo. Direi che le due squadre si sono affrontate agonisticamente ad alto livello, però con molto rispetto fino a questo momento. Anche nel prepartita, nonostante le tifoserie si scambiassero cori da una parte e dall'altra, i giocatori in campo invece, quelli che si conoscevano, insomma, si sono abbracciati, si sono scambiati certamente non gesti antipatici. Questo fa ben sperare anche per il corso della partita. Poi è chiaro che quando si comincia a giocare è tutto diverso. È chiaro anche perché, sai Riccardo, ogni giocatore prova a immaginare che cosa si gioca, no, questa sera, il prestigio, l'onore. Qui attenzione, i contratti, perché fuori gioco, soldi. Scusami, possiamo vederlo con la nostra telecamera, fuorigioco segnalato a Volpe, probabilmente non c'era sul lancio dalla difesa di Terranova. È vero. Freddi. Sovini che esce bene dalla difesa, poi tocca male il pallone, non arriva a Gessa, arriva a Bonetto che colpisce proprio Gessa e sarà rimessa laterale per l'ex giocatore della Lazio. Tavano, bello il guizzo per andare via tra due giocatori, ancora Tavano contrastato da Stendardo, giustamente Orsato vede che non si concretizza il vantaggio e fischia punizione per il Livorno. E le squadre non si sbilanciano, Riccardo, non si sbilanciano perché, sai, con due partite solo a disposizione un errore può costare carissimo. Questo è vero, però anche come dicevamo che il Grosseto qualcosina dovrà fare fra andata e ritorno in più del Livorno. Antonio Filippini al volo, suo pallone messo fuori da Abruzzese, cerca una giocata che è un po' fuori dal suo repertorio, la palla finisce molto alta sulla porta di Polito. Si tra è tentato, i fischi del tentato Carlo una Zecchi. Giocata quasi impossibile, forse anche senza una grandissima convinzione. Corpo all'indietro, palla alta, si ricomincia da... Attenzione per il Livorno, non commettere fallo negli ultimi 30 metri, perché Cordova fa male questo. Fa molto male con questi palloni alla Pirlo, lui stesso ha detto di ispirarsi proprio alla punizione di Andrea Pirlo per calciare. Quest'anno 5 gol e mezzo su calcio di punizione per lui. Antonio Filippini, c'è Tavano in mezzo, Filippini preferisce portare palla, lo cerca poi sul primo palo. Buona la chiusura di Abruzzese in diagonale, pallone per Polito, si ricomincia da Garofalo. Molto a sinistra il Livorno, questa, come ho detto prima, la catena di sinistra, Bonetto, Filippini, due corridori. Bonetto naturalmente forse migliore nel cross, Filippini bravissimo sul piano tattico, perché come affonda Bonetto lui lo copre. Consonni cerca di mandare in porta Sansovini, che era però venuto incontro. Sia Pickelman sia Sansovini stanno venendo molto vicini al centrocampo, nessuno per questa prima parte di gara, in questi primi 11 minuti e 10 secondi, sta dando però profondità alla squadra. Sì, e dall'altra parte invece in la stessa maniera Mora e Garofalo si cercano di scambiare gli affondi in fase offensiva. Era più giovane, ha giocato anche da esterno basso, quindi ha proprio quella caratteristica. Buono il pallone recuperato ancora da Consonni, che sembra più ispirato dei suoi. Poi Garofalo messo giù da Volpe, calcio di punizione, il pubblico si lamenta, vorrebbe un giallo che però non ci sta, no, così come nel caso precedente. No, non c'era cattiveria assolutamente. Cordova, parte Sansovini, l'ha visto Cordova, la palla è per lui, difficile arrivare su questo pallone anche perché c'è un'ottima chiusura di Bonetto che in collaborazione con Filippini riesce a chiudere. Lancia davanti di Riccardo Bonetto, l'anticipo su Tavano da parte di Stendardo, il fallo laterale che sarà ancora per il Livorno. Come dicevi tu Vincenzo, rispetto a quello che si poteva pensare, cioè una partenza veloce del Grosseto, fino a questo momento il Livorno tiene bene. Sì, messo molto bene in campo il Livorno, tranquillo. Diciamo che la partita sta cercando di farla il Grosseto, il Livorno senza grandissime difficoltà la sta controllando bene fino a questo momento. Una sola palla gol, quella importante per Mora. Minuti, grande giocata, grande risposta di De Lucia. Qui perde il pallone in mezzo al campo con Gessa e largo poi va Pulsetti da Terranova. Internamente per Loviso, si è mosso Filippini, Loviso prova a cercare una palla però a metà tra lui, Volpe e lo stesso Diamanti. Pallone sul fondo, rimessa per Ciro Polito. Quello che mi ha un po' meravigliato, ma forse tu l'avevi detto, pensavo che Diamanti giocasse un po' più vicino a Tavano, invece no. Diamanti dietro e Volpe addirittura spesso gioca alla stessa altezza di Tavano. Questa è una cosa, almeno
per me nuova, non me l'aspettavo, ma aspettavo l'inversione, più dietro Volpe, più avanti Diamante. Era capitato in un paio di situazioni nei finali di partita che lo stesso Acori provasse questa soluzione con Volpe più avanzato, però insomma vuol dire anche che Ruotolo non dimentica quello che è stato il lavoro per 41 partite. Anche se è appena arrivato Ruotolo alla guida della prima squadra, ma indubbiamente riconosce come le proprie tasche i giocatori. Poi è un giocatore, non è più un giocatore Ruotolo da poco, non voleva più smettere di giocare con il suo Livorno, insomma uno che ha accumulato un'esperienza più che ventennale in questo mondo ed evidentemente sarà pronto a fare il lavoro di allenatore per il Livorno, sperano che sia pronto già da questi playoff. Bonetto a rinvio, la palla di testa presa da Abruzzese, regalata però a Pulsetti, va a disturbarlo nel gioco aereo Mora che tocca per ultimo, rimessa che sarà per il Livorno, primi 15 minuti quasi che se ne sono andati, unica palla gol quella di Mora, 0-0 il punteggio a Carlo Zecchini fra Grosseto e Livorno. Bonetto, toccò per Volpe, controllo difficile di Volpe, bravo in mezzo a due, poi alla fine il terzo uomo non lo può contenere, che è l'ottimo Consonni, ferma ancora, Volpe prende un colpo, forse da solo si fa male, sì, involontariamente, Pichelman se ne accorge, grande sportività, palla messa fuori, ma gli incidenti autoprocurati sono quelli che di solito creano più problemi, Volpe si è... Si sono scontrati in maniera involontaria, io l'ho visto abbastanza bene, proprio praticamente. Ah, eccolo qui. Vedi? Lo stendardo. Esatto, non c'è assolutamente volontarietà. Stendardo si sta scusando, Volpe non accetta le scuse di Mariano Stendardo. È partito bene nel Grosseto con Sonny, sta giocando un sacco di palloni. Beh, resto un giocatore d'altronde esperto, di grande personalità, grande tecnica, e qui probabilmente ha trovato il suo nido giusto ed è un giocatore per il Grosseto di fondamentale importanza. Di solito c'è un giocatore di contenimento e uno che fa la regia nel 4-4-2, Vincenzo, così a rigor di logica, invece qui ci sono quasi due registi come Consonni e Cordova, può essere stata l'arma in più del Grosseto in questo campionato. Che danno del tuo al pallone, cioè, giocatori che sanno cosa fare quando hanno il pallone fra i piedi. È vero che Jesse e Mora sono più due esterni di contenimento che due esterni offensivi puri. Qui Bonetto recupera un gran pallone, lo mette in mezzo di testa Garofalo, manda la palla da Polito, in realtà Polito non ci arriva e c'è calcio d'angolo per il Livorno. Il Livorno a tratti dimostra quello che potenzialmente può fare in fase offensiva, è pericolosissima qualità, hai capito, qualità. Cioè, Tavano sta facendo un grande lavoro di movimento per far entrare proprio i propri compagni di squadra. Per essere la B c'è una panchina che fa veramente paura. Occhio a calcio d'angolo per Diamanti, lo scambio corto con Volpi, palla di ritorno molto complessa, Diamanti se ne libera, attenzione perché da lì può anche calciare, Diamanti nella di rigore, va sempre sul sinistro, poi a destra, la mette in mezzo e chiude Mariano Stendardo in fallo laterale, primo guizzo vero della partita di Alessandro Diamanti. Beh, questo tecnicamente è un giocatore di categoria superiore, tra l'altro adesso ha imparato anche non solo andare via per liberare il sinistro che ce l'ha veramente, che ti fa male, ma addirittura di destro è migliorato molto, vuol dire che questo capisce quali erano i propri limiti e li sta migliorando. È arrivato tardi al grande palcoscenico Diamanti, una scommessa stravinta di Aldo Spinelli, pallone per Bonetto, pallone che salta male, Bonetto lo controlla, lo gira in avanti verso Tavano, sta arrivando Filippini, lo cerca Tavano, chiusura di Freddi, poi si ferma un po' Freddi, l'ultimo a toccare è lui, no, è Filippini secondo l'interpretazione di Orsato, contento Gustinetti in panchina, vediamo un po'. Forse ha ragione l'arbitro. Ha toccata con la punta Antonio Filippini. Sì. L'apertura tutta a sinistra per Garofalo da parte di Nicolas Cordova. Mora, solito scambio, solita sovrapposizione per due giocatori. Non c'è spazio per andare, si deve ricominciare però da Conson. Poi parte Cordova. In mezzo a tre, non c'è fallo secondo Orsato, tutto regolare per arbitro di Schio. Si Diamanti, spazio per andare Diamanti, in mezzo a quattro maglie rosse, trova comunque un varco per mandare in porta Pulsetti, attenzione, c'è spazio per andare, arrivano i rinforzi Filippini e Volpe. Il tiro in porta non era esattamente la soluzione che si aspettavano quelli del Livorno. Attenzione. Che ha peccato veramente di egoismo perché c'era da questa parte completamente solo Filippini che faceva gol praticamente a porta vuota.
Eccolo Filippini in campo, Livorno meglio dopo i primi 5 minuti rispetto al Grosseto. Con buona personalità in campo la formazione di Ruotolo, Pulsetti. Non sa dove andare Pulsetti, aspetta adesso l'arrivo di Terranova. C'è Garofalo un pizzico in ritardo, Terranova si ferma, tocca per Diamanti che va ovviamente sul sinistro, messo giù, non c'è fallo per Orsato che arbitra molto all'inglese di solito e oggi non fa eccezione. Diamanti lì voleva la punizione chiaramente per calciarla verso la porta, l'arbitro forse ha pensato proprio a questo e non gliel'ha fischiato. Qui adesso la ripartenza per il Grosseto, qui Sansovino è partito, invece doveva fare il contromovimento, partire, venire incontro e mandare dentro un compagno di squadra. Lancio incredibile di Diamanti che non arriva però a destinazione, che era Filippini, la chiusura col body check regolare di Freddi, ma solo l'idea di pensare di dare quel pallone alla straordinaria. Eccola qui l'azione di Tavano Vincenzo che poteva far tutto. Ecco qui ha peccato veramente il classico egoismo dell'attaccante puro, perché tra l'altro uno come lui che ha i piedi buonissimi, bastava alzava la testa, raso terra dall'altra parte, semplicissimo il passaggio, c'era veramente un'occasione d'oro. Proprio per perché il uno come lui, Vincenzo, evidentemente ha pensato che col sinistro potesse anche riuscire a far gol da lì. Lui ne ha fatti tanti, dunque è possibile tutto con uno con i piedi come lui. Sono stati 24 in questo campionato, è riuscito ad arrivare davanti a Barreto per un gol. Dopo 20 minuti di partita, Riccardo, si può dire sicuramente il Livorno, che io mi aspettavo più nervoso, più teso, invece più tranquillo, evidentemente l'esperienza. Grosseto un po' più. Attenzione alla palla di Cordova che voleva far tagliare da sinistra Mora. Stranamente il Grosseto invece, vedi, alle volte le sensazioni magari le sbagli, no? Perché sembravano più tranquilli, invece ha dato l'impressione dopo questi 20 minuti più nervoso, più teso il Grosseto e più tranquillo il Livorno. Fallo su Diamanti in mezzo al campo da parte di Nicolas Cordova e calcio di punizione in favore del Livorno nel corso del prepartita. Molto lungo, siamo arrivati allo stadio presto, Vincenzo, la sensazione era quella che in campo ci fosse più nervosismo per il Livorno, però insomma il pubblico, attenzione a Bonetto che va al cross, in mezzo il pallone è arrivato da destra Pulsetti, ha messo la palla alta sopra la traversa, il buon inserimento di Nico Pulsetti, dicevo, i giocatori è vero, c'era più tranquillità per il Grosseto, però sicuramente il clima anche con la gente di Grosseto, la gente vuole andare avanti, non si accontenta più di aver fatto questa finale, questa semifinale. Provare ad arrivare almeno in finale. Ma sai, la Serie B è piena di queste sorprese che non ti aspetti. C'è sempre, in tutti i campionati della Serie B, c'è sempre la sorpresa positiva e la sorpresa negativa. E di conseguenza la gente vede, sai, vede un Chievo in Serie A che tanti anni che si fa valere e di conseguenza dice perché mi vuoi impedire di sognare? Loviso. Ricomincia in verticale da Diamanti che vuole far scorrere il pallone, buono il movimento di corpo, buona anche la chiusura di Consonni che riesce a fermare Alessandro Diamanti prima che potesse scatenare la sua velocità. Con le mani Bonetto e Diamanti scambiano male, la palla la recupera a Cordova, Consonni, ricomincia da Freddi che va all'indietro da Mariano Stendardo. Con calma abruzzese, Livorno che prende coraggio e comincia a dare anche pressione ai difensori così il Grosseto abbia ragionare, Grosseto che sta andando molto avanti con i lanci in verticale, non passando dal centrocampo, questo sì che è strano. Cercata la palla interessante per Mora De Lucia, bravissimo perché Mora sarebbe stato solo davanti alla porta, mentre qui Stendardo non sa nemmeno lui come, ridà il pallone a Polito. È molto strano questo intervento difensivo di Stendardo, ma bravissimo De Lucia, perché io ho visto che lui stava guardando, leggendo bene l'azione, è partito in tempo utile, ha sventato una situazione non simpaticissimo. Non era affatto facile, però bravo a leggere il portiere del Livorno. Ormai i portieri, bisogna stare attenti perché Cordova portieri, pure esatto, tirare. I portieri ormai devono sapere interpretare proprio le azioni in fase difensiva come il libero di una volta. Si ricomincia dai centrali del Livorno, nello specifico da Miglionico che ha aperto per Bonetto, Tavano a memoria verso Volpe che ha le sue spalle, pallone girato al Volpe di Pulsetti che però era già alle spalle di Volpe, pallone che non è arrivato, buco a destra nel Livorno e allora spinge a sinistra il Grosseto con Mora, tocco corto verso Garofalo, l'esterno di Torre Annunziata gira il pallone ricominciando ancora da Mora, costretto ad andare Orsato, però fischia calcio di punizione prima della quale andiamo da Paolo Ciarravano. Indicazioni di Ruotolo, accorciare ai tre centrali di centrocampo e al tempo stesso a Diamanti di proporsi quando è senza palla ai portatori di palla del Livorno.
Calcio di punizione per il Grosseto, Vincenzo, con Orsato che ha fischiato nonostante il vantaggio. Lo sai che da lì Cordova potrebbe anche tirare forte, forte verso la porta. Sì, verso la porta. Lo fa, infatti. Vedi, il pallone passa, De Lucia lo blocca, un po' come era successo precedentemente sull'occasione di Filippini, che non era un tiro da fermo. Sono palloni velenosi. Occhio però, questi, perché sì, il Grosseto è un po' scoperto, il Livorno riparte con Bonetto che va da Filippini, avrebbe la palla di ritorno, Filippini invece si ferma, sta rientrando il Grosseto, Filippini giù, gli frana addosso e lo travolge Mora che era tornato a sinistra nella chiusura difensiva. Calcio di punizione in favore del Livorno. Comunque è bellissimo vedere da questa parte Bonetto e Filippini che fisicamente si possono anche assomigliare e dall'altra parte Mora e Garofalo che si fanno le sovrapposizioni a vicenda. Non sai mai che trovi esterno basso, esatto, esterno alto. Si riprende Filippini dal colpo subito da Nicola Mora. Sul pallone ci sono Diamanti per l'interno sinistro ad uscire e Loviso per provare a mettere una palla più verso il portiere. Sono tutti e due grandi tiratori, certamente da lì non si tira in porta, però sono tutti e due capaci di tirare col veleno. È pronto Loviso ad andare, almeno da come si è piazzato. C'è Tavano, c'è Pulzetti, c'è Volpe, arrivati anche Miglionico e Perticone. Tanto movimento, troppo movimento secondo Orsato che richiama i giocatori livornesi e anche quelli del Grosseto. La palla arriva in mezzo, viene allontanata con tranquillità ancora da un ottimo Stendardo. Calciata male, la calciata a Diamanti ma non è riuscito ad alzarla, raso terra, punizione insignificante. Diamanti che va, bravo, via bene su Gessa, viene trattenuto, lo manda per terra, poi va a crossare, Gessa rinviene dopo essere caduto, si rialza e stoppa il pallone a Diamanti che qui vuole prendere un calcio d'angolo e ci riesce. Ha fatto una cosa veramente molto bella, poi si è come specchiato nella cosa che ha detto guarda come sono bravo e ha ritardato il cross di un attimino. È molto bravo Alessandro Diamanti, bravo, altrimenti non si proverebbe a calciare da 30 metri in quasi tutte le partite. Mentre qui il calcio d'angolo lo va a battere Loviso, sono arrivati nuovamente i saltatori, pallone verso il primo palo, Polito esce, la palla tocca la traversa e va sul fondo, forse aveva colpito Volpe, è arrivato anche Terranova dalla difesa, vediamo un po', eh sì, l'ha presa Volpe con la testa, la palla ha colpito la parte alta della traversa, non è una traversa pericolosa ma è comunque una traversa colpita dal Livorno, minuto 26. Sì, era comunque in controllo totale, mi pare, Polito. Rinvio lungo, proprio di Ciro Polito, tocca il pallone Filippini, lo allontana Bonetto senza mai rischiare il Livorno, anche se serve, non badando troppo allo stile. Pallone che viene allontanato dall'area di rigore, perché sanno quelli del Livorno che il Grosseto tra Cordova, Pigalma, Sansovini, lo stesso Mora... Adesso il Livorno ha fatto sul piano difensivo una partita secondo me perfetta, non ha sbagliato assolutamente niente e non solo, ha tenuto proprio lontano dalla zona pericolo di Cordova. Attenzione all'uno contro uno di Gessa, la sua arma migliore, le finte di Gessa, poi va il cross dentro verso Pickelman, allontana Perticone, poi va a staccare ancora Gessa, tocca per ultimo, rimessa laterale per il Livorno, può essere una chiave importante per il Grosseto, mettere in movimento gli esterni nell'uno contro uno, soprattutto Gessa su Bonetto. Sì, però Gessa non l'hanno fatto fino a questo momento lavorare tantissimo, solo a sprazzi, hanno lavorato più dalla parte opposta. Due squadre da 64 gol e siamo ancora 0-0, com'è diversa l'area dei playoff. Avanza Garofalo, la sua finta, può andare a crossare in mezzo, il movimento di Sansovini la fa passare, poi Pickelman tocca male, quasi un intervento difensivo, quello dell'attaccante austriaco, rimessa per De Lucia, è Garofalo però che può dare quelle accelerazioni in più partendo dalla difesa, mettendo in difficoltà il Livorno. Sì, qui è... per Pickelman era praticamente impossibile lavorare meglio questo pallone. Io credo che probabilmente arriveremo in questa situazione fino alla fine del primo tempo, poi indubbiamente il secondo tempo credo che il Grosseto debba rischiare, è vero che c'è una partita di ritorno però andare a vincere al picchi, però credo che debba tutto rischiare tutto per tutto, almeno io preferirei rischiare il tutto per tutto in casa o la valla spacca, anche perché in un picchi esaurito giovedì prossimo ore 19 sarà, no, anche per non avere, anche per non avere poi rimpianti, no, per non avere un domani un rimpianti e dire forse facevo meglio, io credo che
ma faranno così senz'altro. Dicevo, 64 gol, lo ricordavamo anche nelle prime partite, però poi il Grosseto ne ha anche incassati 66, invece esatto. Il Livorno 40, e nonostante poi, questa differenza di 26 gol sono arrivati appena a 3 posizioni di differenza. Poi leggevo le statistiche e mi pare che nelle ultime, non so, 30 partite, nelle ultime 30 partite il Grosseto in casa ha sempre fatto la media di 2 gol, addirittura, dunque è strano che... Ma è ancora molto lunga questa partita, attenzione adesso a Tavano, prova a recuperare il pallone, Tavano cerca le sue giocate classiche, ma in mezzo a tre uomini non passa nemmeno uno come lui. Che bravo Colsoni, come è uscito, con che classe è uscito dalla situazione difficile. Pronto il rinvio da parte di Polito, qui Colsoni ha recuperato il pallone, prova proprio il lancio da centrocampista puro Polito, l'anticipo di Terranova su Mora, che comunque fa gli applausi all'ex portiere del Pescara, Sansovini. Sempre molto incontro per recuperare pallone Sansovini, un pochino meno picche, ma che viene fuori adesso. Le finte dell'austriaco, si ricomincia da Cordova con l'esterno per Sansovini, 1-2 buono che manda ancora verso la porta Cordova, si ferma, c'è Gessa che sta arrivando, l'ha visto Cordova, gran palla, la sponda, dentro Sansovini, esce alla grande De Lucia, si chiama il Carlo Zecchini, ma si rimane 0-0. Bella azione, io nei panni di Gessa l'avrei lasciata cadere e cercare di colpirla al volo di destro, ci poteva stare, lì ha voluto fare l'assist, però forse doveva rischiare qualcosina. Anche perché penso c'era Sansovini che è più esatto. Piccolo, non Pickelman, che è molto bravo. Tentare anche la conclusione da lì. Avanza Bonetto, il taglio di Tavano, la palla dentro di Bonetto, allontana nuovamente Stendardo. Grande partita sin qui di Stendardo e di Consonni nel Grosseto. Bonetto, dopo lo scambio corto con Tavano, Bonetto vicino alla linea dell'out, riesce ad andare al cross sul secondo palo, Pulsetti anticipato da uno spettacolare intervento acrobatico di Garofalo, che con la testa la prende fuori coordinazione, e poi Mora prova a rimandare in porta Sansovini, la chiusura in fallo laterale da parte di Perticone, non fischia fallo Orsato e la pancia bufalisce. Orsato, hai detto bene tu, sta arbitrando all'inglese, però usa lo stesso metodo, lo stesso sì, metro di misura fatto. Con tutte e due le squadre. Pronta la rimessa laterale per il Grosseto. Livorno che comunque si è riorganizzato. Può andare al cross Mora, il pallone è uscito, c'è stata la deviazione e sarà calcio d'angolo. Sarà calcio d'angolo per il Grosseto, meno di 15 alla fine di un primo tempo. Molto più tirato, molto più teso e forse anche meno spettacolare del previsto. Poche occasioni da gol, molto agonismo, molta attenzione. Le squadre veramente hanno il pensiero di coprirsi bene, non lasciare spazi agli avversari. È chiaro che dopo Riccardo i nodi devono venire al pettine, perché prima o dopo devono sbilanciarsi. Può arrivare il pallone nell'area di rigore, si muove, tocca abruzzese, poi De Lucia in testa a Sansovini, anche con le mani nettamente più alte De Lucia. Ha già fatto ripartire Diamanti con un pallone secondo me lungo, però infatti ci arriva prima Garofalo che lo prende da terra, lo riesce a giocare, ma diventa un assist per Volpe. C'è Diamanti, c'è Tavano che sta incrociando, arriva Alessandro Diamanti, Loviso trasforma l'azione di Livorno, non troppo velocemente però. Allora Filippini alza la testa, col sinistro cerca il taglio interno di Volpe, tocca per ultimo Volpe, no, tocca per ultimo abruzzese. Forse l'aveva toccata Volpe, Vincenzo per ultimo. Ma non è facile da giudicare qui, però molto buono il taglio di Volpe, molto buono il taglio di Volpe, Filippini l'aveva visto molto bene. Non era calcio d'angolo Vincenzo, invece calcio d'angolo sarà per Loviso. C'è Volpe sul primo palo, c'è Tavano accosciato nell'area di rigore. Arriva la palla in mezzo, forse una trattenuta, sì, fischio Orsato. Arbitraggio all'inglese Vincenzo, nel senso che no, a me si piace, fischia meno e giustamente, sì, come vuole giustamente. Collina, si cerca di arbitrare in maniera europea, secondo l'inglese, cioè i contatti non sono falli tutti quanti, ma giustamente, non è come nella Liga Spagnola dove ogni contatto è fallo. Tanto per precisare, qualcuno non capisce, diciamo, no? Allora Pulsetti, ricomincia per il Livorno, grande fascia centrale di campo per Pulsetti, può arrivare fino al limite dell'area di rigore, non lo prende nessuno, poi cerca Diamanti, ancora Pulsetti, sbilancia Consonni che guadagna calcio di punizione, bella azione di Pulsetti che poi forse non ha trovato il movimento di attaccanti che avrebbe voluto. Gli attaccanti dovevano incrociare e lui ha fatto una grande percussione centrale. A quel punto, siccome lui c'ha anche il piede discreto, a quel punto arrivando in piena velocità
sulla lunetta poteva anche tentare la conclusione in porto. Anche perché ce l'ha. E credo, non se lo ricorda, chiedere al Milan, a San Siro, un gol straordinario nel giorno dell'infortunio di Ronaldo per Nico Pulsetti. Brutta palla persa da Freddi, che non sapeva cosa fare. Allora recupera Diamanti, alza la testa, c'è movimento nell'area di rigore da parte di Volpe. Gran palla, difficile da tenere però per Volpe, che prova in acrobazia e va sul fondo. Come gliel'aveva scavata bene proprio col contagiri, leggerissimamente lunga, altrimenti lì poteva tentare veramente d'incontro di collo piede, non sarebbe stato facile però. Grande idea però di Diamanti in verticale. Comunque niente da dire, fino a questo momento il Livorno ha fatto una partita sul piano tattico a dir poco perfetta. Attenzione a Gessa con il petto dopo lo sponda di petto di Pickelman. Gessa e Pickelman non si intendono. La sensazione, Vincenzo, è che il Grosseto senta la partita. Sì, sì, l'impressione mi ero sbagliato perché mi sembrava molto teso lui la responsabilità maggiore rispetto al Grosseto, invece evidentemente la realtà è che il Grosseto la sente di più, la sentita di più, c'è più tensione nelle file del Livorno e del Grosseto. Filippini allarga per Bonetto, sta venendo vicino Tavano, Bonetto va da solo, poi dentro per Diamanti, posizione regolare, può metterla in mezzo, Diamanti lo fa adesso, Polito tocca e poi va ad allontanare in qualche modo con Sonni, ancora Livorno però con Filippini, c'è largo Terranova, Filippini passeggia, poi apre malissimo per Bonetto e il Grosseto può andare in contropiede, ma partono solo in 3 contro 5, Sansovini uno di questi, sta puntando per rientrare Filippini, lo scarico centrale per Pickelman, lentissimo, l'austriaco non sa che fare, ricomincia da Freddi e prende qualche improperio dei suoi tifosi qui del Carlo Zecchini. Lotta Sansovini, recupera un pallone che era quasi stato perso, poi l'apertura è per Garofalo, si accentra Garofalo, palla sporcata e recuperata dal Livorno con Diamanti, buono il lavoro su Consonni, ancora Diamanti con l'esterno, va a dare un gran pallone a Tavano che lo fa scorrere, poi lo tiene in campo, non lo tiene in campo Ciccio Tavano, rimessa laterale secondo il secondo collaboratore di Orsato che è Romagnoli. Grosseto che riparte meno di 10 alla fine del primo tempo, sempre 0-0, è un primo tempo allargato, penso che anche il primo tempo della sfida parte il Grosseto anche quando riparte non riparte con la necessaria convinzione, cioè accompagnano in pochi, accompagnano l'azione offensiva, un paio non di più, hanno paura a rischiare evidentemente, d'altronde sai, hanno di fronte una corazzata. Gessa arriva quasi in zona tiro, la palla sul sinistro, prova a calciare, c'è deviazione, De Lucia non può evitare il calcio d'angolo, Gessa è destro ha ma ha provato massimo, lo stesso. Non è il suo piede, è riuscito a rimediare un calcio massimo che poteva fare. Orsato qui si spiega perché quelli del Livorno chiedevano il fuorigioco di Sansovini, che però non è andato verso il pallone, gli è passato vicino. E allora calcio d'angolo, c'è Abruzzese con Pickelman, Sansovini, Stendardo nell'area di rigore, arriva il pallone verso Stendardo, prolungato al limite dell'area di rigore, c'è Gessa che può combattere, sbatte su Pulsetti e recupera bene il pallone, è rimasto l'ultimo uomo con Sonni che non rischia e va a giocare il pallone centralmente da Mora, lo butta dentro per la testa di Abruzzese che è rimasto in attacco, poi Stendardo è rimasto in attacco pure lui ma si dimentica del pallone, il Livorno può ripartire, non ci sono i centrali nel Grosseto, riparte veloce il Livorno allora con Filippini, movimento centrale di Tavano, si inserisce anche Volpe, l'ha visto Filippini. No, qui ha sbagliato, ha preteso troppo Filippini, passaggio così, anche se fosse stato giusto era praticamente impossibile per Volpe essere pericoloso, al contrario invece erano partiti 3 o 4 in contropiede i compagni di squadra a servirli. Cordova ricomincia, il Grosseto era rimasto in attacco con Abruzzese, sì. E Stendardo, sintomo che insomma, il gol lo vuole fare. È chiaro, sulle giocate da fermo, sui calci d'angolo, le posizioni laterali, è giusto mandare i due centrali. Però tutti ha perso palla, non erano poi tornati. Ma sai Riccardo, devi rischiare qualcosa. Freddi per Sansovini, fa la sponda Sansovini, attaccato alle spalle da Miglionico. Fallo il calcio di punizione e anche forse Sansovini poteva far passare la palla perché le sue spalle erano andato Cordova. C'è Paolo Ciaravano che ci chiede la linea. Paolo. Per dirvi che Ruotolo è sostanzialmente soddisfatto del rendimento della sua squadra, ma le rimprovera una cosa soltanto, ma determinante: non tiriamo mai, l'ha detto in un paio di occasioni, anche Spinelli era tra virgolette d'accordo. Hai ragione Paolo,
la percussione Pulzetti. Centrale di Pulzetti è arrivato in piena velocità, sai, con i palloni di oggi alla lunetta puoi fare gol tranquillamente. Calcio di punizione sul quale ovviamente si presenta Cordova. Pallone battuto da Cordova sul secondo palo, ancora bene De Lucia. Bravissimo De Lucia, bravissimo, concentrato, attentissimo. Pallone buono per Tavano, c'è la possibilità di sovrapposizione, attenzione all'1-2 nell'area di rigore, ancora buono con Tavano, palla deviata, per poco non diventa, ottima per Filippini, c'è Stendardo che la butta in fallo laterale, cresce il Livorno in questa finale, sei dalla fine. Fa paura il Livorno, Riccardo, quando accelera, fa paura veramente. D'altro canto, certamente Livorno quest'anno non ha avuto problemi fuori casa, casomai li ha avuti in casa. Assolutamente, dunque, non fa meraviglia, dici il vero. Non fa meraviglia che il Livorno stia giocando bene in trasferta. Non può essere però nemmeno questo un motivo per il Grosseto per andare lì con il pareggio no. E pensare di portare via dal picchi la qualificazione. Ma guarda, la io non credo che sia calcolato, credo che il Grosseto stia dando tutto, però si trova di fronte a una squadra assolutamente organizzata ed è difficile. Livorno che è la squadra che ha perso meno volte in trasferta, solo due, portando a casa 9 vittorie e 10 pareggi. Cordova prova addirittura a calciare, si è abituato a gol straordinari in questa stagione da tutte le posizioni, da palla ferma o non da palla ferma, ha visto De Lucia che è sempre pronto a uscire, certo. E quindi prova. Ma è fatto, sai, i giocatori che hanno il piede, il cannoncino nel piede, è giusto che fanno così, perché sai, parte il portiere e gli fa fare una figura, una figuraccia. No, e tra l'altro gli dice non uscire quando ripartiamo la palla a terra, stai lì perché io posso anche tirare, esatto. Anche un messaggio per le azioni successive. Adesso si lotta in mezzo al campo con Mora che arriva prima sul pallone, lo perde però poi interviene lo stesso su Terranova, rimane a terra l'esterno del Livorno, il Livorno gioca però, c'è Tavano in mezzo, attenzione la palla buona dentro per Tavano, fuori gioco, annullato il gol di Ciccio Tavano dall'assistente numero 2 che è Nicoletti. Io non so se è fuori gioco, certo che hanno fatto un'azione strepitosa, non lo so, non sono convintissimo. Grande palla di Volpe, gran gol di Tavano. Non sono convintissimo, vediamo un po'. Sì. Giusto. Bravissimo. Giusto. Allora ti devo dire che il guardalinea è stato veramente bravo. Un è gol stato così veramente bravo. Fu concesso a Marco Di Vaio in sì. Bologna-Lecce. Sì. Vorrei sbagliare, ma forse era lo stesso guardalinea. Gioco che dunque c'era, gol annullato a Livorno, bordo campo, Paolo Ciarravano. Sì, per raccontarvi l'emozione, l'esultanza strozzata in gola a Ruotolo che aveva cominciato a correre giustamente felice verso la curva. Infatti dei tifosi del Livorno. Lo sta richiamando Paolo. È stato richiamato da Ciampi ma soprattutto è stato placcato da Grandoni che gli ha spiegato che era fuori gioco. Effettivamente. Dal campo poteva anche non sembrare. Guarda, esatto, poteva non sembrare. Questa volta dobbiamo fargli fare i complimenti al guardalinea perché sai, tra l'altro è stata velocissima l'azione, il cross molto teso. Mai visto la zampata di Tavano, in che rapidità è entrato. Una palla gol, un gol. Calcio di punizione per il Grosseto, sussulto del Livorno in questo finale, cresciuta la formazione. No, sai, adesso, di Gennarino Ruotolo. Adesso ti spieghi anche, sai, le paure e titubanze del Grosseto, perché sai, come ti sbilanci fanno male. Che gran gol avevano fatto, sia ottimo il cross di Volpe, sia ottimo anche il tocco volante di Ciccio Tavano, Freddi rilancia verticale, Pigaman forse in fuorigioco, non secondo Romagnoli, adesso Loviso. Poi tocco dentro per Volpe, pallone allontanato, ci si butta Sansovini, sta arrivando anche Terranova che si è ripreso dal colpo precedente, aveva fatto ripartire lui l'azione sul gol annullato a Tavano. Rinvio da parte di De Lucia, ancora per Tavano, la palla la prende sbilanciato anche ma la prende Abruzzese. Poi Garofalo ricomincia da Polito, il rinvio di Ciro Polito ha rischiato un po' sulla pressione di Tavano, pallone che finisce in fallo laterale, rischiato un po' l'ex portiere del Pescara, 3 calci di rigore parati di cui una Del Piero nell'anno di Juve, Napoli e Genoa in B, cioè il 2006. Occhio al lancio per Tavano. Offre pallone a Filippini che alza la testa, si coordina, mette dentro un buon cross, viene allontanato però ancora da un ottimo Stendardo. Cordova con Sonni rischia di perdere il pallone, palla che arriva a Pickelman
assente, ingiustificato nel primo tempo l'austriaco. Diamanti, ancora le finte di Diamanti che poi prova a crossare, diventa quasi un tiro, palla sopra la traversa di Polito e alla fine sul fondo. Grande finale del Livorno. Quando sì, proprio ecco, si è visto chiaramente la forza di questa squadra, la personalità che ha messo in mostra questa sera, ma soprattutto la sicurezza. La sicurezza ha gestito questo primo tempo fino a questo momento a proprio piacimento. Non è certamente il Livorno visto nel finale di campionato, non è certamente il Livorno. Poi mi avevano descritto, Riccardo, una squadra sul piano fisico molto a terra, allo sbando, invece fino a questo momento. Avevano fatto bene a descrivertelo, perché sì, il Livorno dalla partita di Grosseto, quella vinta 3-2 in rimonta, aveva 4 pareggi consecutivi, poi la sconfitta in casa clamorosa contro l'Ancona, poi altri 3 pareggi fino alla vittoria 4-0 di Treviso. Erano 9 partite con 8 pareggi e una vittoria. Perché a me mi sembra, no, ma i numeri, sconfitta, i numeri dicono questo, ma perché a me mi sembra anche la condizione fisica che sia più che accettabile. Una squadra che perde con difficoltà, questo sicuramente, ed è il miglior pregio del Livorno. Ma poi sai, la Serie B è, cioè, quando tu in un campionato, no, dopo 42 partite, 21 trasferte, ne hai perse solo 2, vuol dire qualcosa. Ne ha pareggiate anche 10, sì, però ne hai perse solo 2. Una squadra che fa fatica a perdere perché ha un'ottima fase difensiva, perché quando magari va sotto ha poi Tavano, Diamanti o chiunque che riesca a fargli la differenza. Intanto siamo a 30 secondi dalla fine del primo tempo e non dovrebbe esserci il recupero, dalle indicazioni che ha raccolto il nostro Paolo Ciaravano vicino all'arbitro Ciampi di Roma. Diamanti alza la testa, c'era stato il taglio di Pulsetti, anche quello di Tavano, la palla Nova che spinge anche con un pizzico di ritardo, si rivà da Diamanti, la luce del Livorno, Alessandro Diamanti, arriva anche Bonetto, Filippini, Grosseto fermo, il Livorno che gioca, Filippini in zona tiro, prova a calciare, forse fa peggio anche del lancio precedente e la palla finisce sul fondo. Se l'è aggiustata male, c'era quest'ottima sovrapposizione da parte di Bonetto. È finito il primo tempo, è finito 0-0, una grande palla gol per il Mora per il Grosseto in apertura, poi il Livorno è venuto fuori la distanza, ha segnato un gol con Tavano annullato giustamente per fuorigioco. È uno 0-0 che ci sta per quanto hanno fatto vedere le due squadre. Certamente, Vincenzo, la partita spettacolare del campionato, i 128 gol segnati dalle due squadre del campionato ci facevano sperare e aspettare un primo tempo diverso da questo. Sì, effettivamente sulla carta ci aspettavamo di più, forse anche rischiando da parte del Livorno. Io ancora ho fiducia, credo che il Grosseto debba fare qualcosa di più, giocarsi le sue possibilità, se secondo me almeno deve giocare in casa. Dunque mi aspetto il secondo tempo da Ola Paola Spacca. Un secondo tempo così lo scopriremo, che ci sarà tra circa 15 minuti. Noi ci fermiamo, un piccolo break pubblicitario, poi torniamo dal Carlo Zecchini per vedere chi mette un piede avanti tra Grosseto e Livorno verso la finale dei playoff per andare in Serie A. Questo è un sì e suona più o meno così, ma una nota da sola serve a ben poco. C'è bisogno del ritmo, del tempo e soprattutto del beat. Apri bene le orecchie, questa è la musica di Sky. Tanti canali sempre nuovi, 24 ore su 24 di concerti in esclusiva, suoni e ritmi da tutto il mondo, le classifiche e i migliori videoclip. Una storia di duelli e onore, di tradizione e rispetto, di eccellenza e nobiltà. Da sempre Wimbledon è una magia reale. Da un campo all'altro, 6 canali live per non perdere neanche uno scambio e lo spettacolo unico dell'HD. Da lunedì 22 alle 13.45 Wimbledon, tutto il torneo in esclusiva su Sky Sport. Il grande lunedì di Sky Cinema. Leggera come un aquilone. Grave come una colpa. Reagisci! Forte come una grande amicizia. Amir e Hassan, i sultani di Kabul. Questa è la storia che vi voglio raccontare. Dovresti tornare a casa. Per te un milione di volte! Dal romanzo che ha conquistato il mondo, Il cacciatore di aquiloni. In prima visione lunedì 8 alle 21 su Sky Cinema 1 e Sky Cinema HD. Allora,
Grosseto, caro Vincenzo, è 0-0 contro il Livorno, sesta contro terza del campionato di Serie B dopo 42 giornate di tanti gol fatti e subiti, perché il Grosseto, abbiamo parlato di 64 fatti, ma neanche presi 66. Tanta sono, roba, sì. Sono tantissimi, sì, per, sì, tanti, per un campionato e per una squadra che è alla fine è arrivata al sesto posto della classifica. Di solito con 66 gol subiti non si arriva al sesto posto della classifica, se è vero l'Ancona che sta lottando, sì, per non retrocedere, e basta. È un'anomalia, ma adesso io credo che, a me piace pensare a cosa possono fare gli allenatori nell'intervallo, no? Che è l'unico momento della partita dove puoi veramente incidere qualcosa sull'andamento della gara. Credo che da parte del Ruoto debba fare pochissimo, se non convincerli, farli mantenere la stessa concentrazione, determinazione e attenzione che ci hanno messo questo primo tempo, perché sul piano tattico il Livorno non ha sbagliato niente. Io credo invece da parte di Gustinetti qualcosina in panni suoi debba dire, cioè o fa qualche cambiamento, guarda negli occhi i giocatori e probabilmente dire: ragazzi, qui ci giochiamo 45 minuti, sono i più importanti, fra questo e la partita di ritorno sono questi che decidono il nostro destino, e credo che guardandoli potrà capire se mantenere questi stessi 11 o fare dei cambiamenti. Potrebbe fare diverse cose. Qui intanto stiamo vedendo le immagini principali del primo tempo, l'occasione più ghiotta per il Grosseto, il gran sinistro al volo di Mora e l'ottima risposta da parte di Alfonso De Lucia. Dicevo, cambiamenti qualcosina il Grosseto deve fare, o nella testa o negli uomini, comunque una modifica la deve pur fare. Magari Bonanni, che è un esterno più di spinta in mezzo al campo, a posto magari di uno fra Mora e Gessa, o tiro, sì, sì. Indovinare, no, no, Pellegori al posto di un Pickelman spentissimo nei 45 minuti. Pickelman continua a soffrire quando gioca titolare, va molto meglio, bravo, quando parte dalla panchina e gioca l'ultima mezz'ora. Ma è chiaro che non ti devi aspettare che sia il Livorno a cambiare atteggiamento, è la prima mossa la deve fare il Grosseto. Dunque il Livorno, non è che il Livorno sta giocando per lo 0-0, assolutamente, anche perché quando ha avuto la possibilità è uscito e ha messo i brividi al Grosseto. Dunque è però la squadra di casa che deve cambiare passo, cambiare velocità, cambiare atteggiamento mentale e anche tattico probabilmente. Non c'è dubbio che la possibilità del Livorno più grande sia stata quella avuta da Tavano sul gol annullato, peraltro detto poteva essere lo stesso collaboratore, invece a Bologna era Papi, o fatto confusione io, dicevo, del Livorno le occasioni migliori sono arrivate sicuramente con i guizzi di Diamanti, che ne abbiamo visto uno, ma soprattutto quando riesce a mettere velocità nella sua azione davanti, tra Filippini, Diamanti, lo stesso Volpe e Tavano, e qui va a segno in fuorigioco di centimetri. Davvero sono bravissimi quando riescono a ripartire, quindi nonostante abbiano giocato benissimo e sia Stendardo, era in ritardo sulla copertura, ma era in ritardo perché Tavano era partito prima. Esatto, in ritardo perché sai anche la struttura fisica, e poi non dimentichiamo le qualità di questo Tavano. Insomma, Tavano è un giocatore di quelli pesanti, di quelli che incidono molto. Statistiche del primo tempo con i 24 minuti giocati effettivi, sono un po' pochini per quelli che dovrebbero essere gli standard, sono un po' pochini per un arbitro come Orsato, ma è chiaro che ai playoff è sempre anche molto difficile far scorrere il gioco, è molto difficile che si riesca ad avere un alto minutaggio sul gioco effettivo, perché ci sono tanti falli, tante discussioni, ogni pallone vale doppio e pesa doppio. Non dobbiamo pretendere più del dovuto, perché sai, anche sul piano psicologico la partita è difficile per tutti, no? Quelli che sono in campo, perché sai, tutti i giochi praticamente i 90 minuti, tutta una stagione intera, e dunque è comprensibile il nervosismo, l'atteggiamento, la tensione che c'è in campo. Vincenzo, noi ci dobbiamo fermare ancora per la pubblicità, poi torniamo qui per il secondo tempo per vivere le emozioni di Grosseto Livorno e per capire se il Grosseto proverà a giocarsela all'arrembaggio oppure il Livorno riuscirà con la sua fase difensiva ad ottenere un pareggio che sarebbe preziosissimo in vista del ritorno di giovedì all'Armando Picchia. Tra poco.
Non devi fare scelte estreme per guardare i tuoi programmi preferiti. Con Multivision vedi due programmi Sky diversi contemporaneamente su due TV. Prova subito Multivision. Raddoppia. Chiamaci 199-100-500. Abbiamo vinto insieme un grande mondiale. Ora i campioni tornano su Sky Sport. È tutto pronto, in grande clima. Confederations Cup. Gli azzurri in un fantastico anticipo dei mondiali di Sudafrica 2010. Solo con noi, con lo spettacolo unico dell'alta definizione. Sale il trio Italia-Italia adesso. Si comincia lunedì 15 con Stati Uniti-Italia, poi Egitto e Brasile. Confederations Cup. Viviamola insieme per vincere ancora. Intuitivo. Guardami, Sonia. Profondamente umano. Perché lei ha voluto fare il poliziotto? Mio padre si fa questa domanda da 25 anni. Il nuovo volto del noir. Wallander. Scotennato. Dai bestseller di Henning Mankell. Che razza di mondo stiamo lasciando? Una miniserie in 3 episodi mai vista prima. Cos'è successo? Il commissario Wallander. Dal 14 giugno ogni domenica alle 21. Solo su Sky Cinema 1 e Sky Cinema HD. Con te partirò. Rieccoci allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto Livorno, ancora nell'intervallo, ancora ovviamente sullo 0-0. Non è il momento di andare in vacanza, anche se sta arrivando l'estate, perché Sky vi propone ancora tantissime cose, i playoff di Serie B come detto e soprattutto la Confederations Cup che comincerà domenica prossima, il prossimo 14 di giugno, e terrà compagnia per 2 settimane con tante partite di grande livello, soprattutto vi sottolineo quelle della nazionale italiana. Dalle 19.30 lunedì 15 giugno, prima contro gli Stati Uniti, poi giovedì 18 contro l'Egitto e infine super sfida contro il Brasile, che fa sempre paura, di Carlos Dunga. 3 partite da non perdere dell'Italia, chissà che non ce ne siano altre, chissà che l'Italia non porti a casa anche la Confederations Cup come ha già fatto col mondiale di 3 anni fa, altro appuntamento targato Sky, quindi non è ancora il momento di andare in vacanza. Dal 28 giugno magari lo si potrà fare con più calma. Adesso Confederations e playoff, Vincenzo, non ci si può perdere un solo minuto del calcio, che fortunatamente si gioca per tanti da mesi. Per un appassionato di calcio è il massimo. E poi insomma, tra un anno ci sarà anche per i mondiali in Sudafrica, con l'Italia chiamata a difendere la corona di campione del mondo. Paolo Ciarravano ci può dire se da bordo campo sta scrutando qualche cambio, cosa si vede, giocatori pronti ad entrare per il Grosseto, per il Livorno? Sì, ci sono 4 giocatori che si stanno riscaldando per il Livorno, in particolare i primi 3, Celerino, Candreva e Emanuele Filippini, poi c'è anche Mazzoni che si è aggiunto. I primi 3 si stavano scaldando già da prima, la sensazione però dall'intensità del loro riscaldamento che il cambio non sarà immediato all'inizio del secondo tempo. I più attivi invece dall'altra parte, Vitiello, Porchia e Bonanni, anche se poi abbiamo visto muoversi anche Andrea Capone. Queste le possibilità per quanto riguarda l'avvio di ripresa. C'è anche la possibilità che venga allontanato un dirigente del Livorno, perché insomma è volata qualche parola di troppo. Orsato ha fatto capire di essersi accorto che fosse il colpevole, insomma l'ha invitato a un chiarimento nell'intervallo. Tra poco le squadre faranno il loro ingresso in campo, già vediamo Diamanti, via tutti gli altri, a voi. Sì, come avevo detto prima, non credo che ci sia qualche problema fisico, ma nel Livorno sarebbe assurdo cambiare una squadra che ha fatto così bene, proprio non ha sbagliato assolutamente niente. Io credo che partirà, da quello che vedo, forse partirà così anche il Grosseto, sì, ma prontissimi, vedrai, se le cose restano così, nel giro di 5-10 minuti ci saranno sicuramente dei cambi. Il Grosseto deve uscire dal campo senza avere lasciato rimpianti, proprio deve dire: mi sono giocate tutte le mie possibilità e non devo andare a letto stasera avendo rimpianti, avendo detto facevo meglio a tentare. Credo, almeno io ragionerei così. Anche perché, lo ricordavamo nel corso del primo tempo, insomma, se il Livorno fa fatica a perdere fuori casa, non è che in casa lo faccia spesa. Ha perso con la Bindoleff, una partita incredibile che poi è costata la panchina, per carità, e l'esonero Agustinetti ad Acori. Il calcio
riserva sempre delle sorprese, però sulla carta indubbiamente è più facile sperare in casa per il Grosseto che certamente al picchi di Livorno. E poi ha perso la partita pazzesca 3-2 contro l'Ancona, per il resto non ha mai perso, dunque è anche molto difficile per il Grosseto pensare di non impostarla, come dicevi tu, a livello massimo offensivo possibile. Ma tu vedrai che qualcosa dopo 10 minuti, se il risultato resta così, cambierà sicuramente. E allora si parte, si ricomincia con il Grosseto che gioca il primo pallone. Grosseto in campo con Polito tra i pali, Freddi a destra, Garofalo a sinistra, Stendardo e Abruzzese sono i due centrali, mentre qui rischia il giallo Pulsetti, stretta di mano fra i due e alla fine il giallo non arriva. Gessa, Cordova, Consonni e Mora sempre a destra a sinistra in mezzo al campo, e infine Sansovini e Pickelman coppia d'attacco. Per quello che riguarda il Livorno invece si gioca De Lucia tra i pali, Ionico per Ticone, attenzione a Sansovini qui al limite dell'area di rigore. Sansovini prova lo scatto, pallone buttato via da De Lucia, dicevo Terranova, Milionico per Ticone, Bonetto dietro, Loviso, Pulsetti e Filippini in mezzo con Volpe e Diamanti alle spalle di Tavanno, bordo campo, pallo Ciarravano. Per chiarire il siparietto che ha visto il protagonista, il dirigente del Livorno Bini parlava al cellulare, cosa naturalmente non gradita, tra l'altro a volume troppo alto, e poi si è tutto risolto con una serie di scherzi e battute anche con il quarto uomo, e Spinelli ha promesso di fargli spegnere il cellulare per il secondo tempo. Intanto Garofalo finisce a terra nel contatto con Pulsetti, secondo fallo del secondo tempo, tutti e due commessi da Pulsetti. Tra questo la trattenuta, diciamo che complessivamente gli è andata bene. È partito il Grosseto con una, mi è sembrato, con un'altra determinazione, con un'altra intensità, con un'altra velocità. Indubbiamente, vedi, succede sempre qualcosa nell'intervallo. L'esperto, un attore che ci vede bene, dunque avrà visto che cerchiamo di lasciare da parte le tensioni, le paure, giocate le tossine, a pallone, vediamo che succede. E la palla spacca, esatto. Occhio a Cordova, perché da come ha sistemato il pallone con la camera d'aria verso di sé, potrebbe anche provare ad andare verso la porta di De Lucia con questi palloni, che hanno sempre traiettorie particolarissime. Tira in porta, sarei disposto a scommettere che da quella posizione tira in porta. E intanto Rosato gli fa rettificare la posizione del pallone, quindi Cordova dovrà risistemare il pallone con la camera d'aria verso di sé. Infatti vedete che non accetta che lo faccia Mora, ma la va a cercare lui con Orsato, che stavolta verifica che sia tutto ok e fa rimettere a posto a 9.15 la barriera composta da tre uomini più uno vicino che è Sansovini. Cordova infatti va in porta, palla vicina all'esterno della rete, hai visto la scommessa Vincenzo, la palla sul fondo. Ma l'hai visto che questi palloni qui sono la dannazione per i portieri e la gioia per i tiratori di punizione, perché veramente vedi, basta fare un metro e mezzo di rincorsa e ti parte una velocità supersonica. Ma ha detto che bisogna avere anche il piede del centrocampista ex Messina. Indubbiamente devi avere il piede buono, devi dare una scarpa, una ciabattata, però. Gessa recupera il pallone, prova a lanciare subito in avanti per Sansovini, che ha fatto il movimento opposto, cioè venendo ancora una volta incontro, mentre De Lucia, pronto ad andare a rinvio, aspetta un pochino troppo ma trova comunque bene Pulsetti. Raddoppiato Pulsetti, pressione di quelli del Grosseto che guadagnano la rimessa laterale, pubblico dello Zecchini che viene fuori alla distanza, mentre qui guadagna qualche yard il Grosseto dopo il tocco aereo da parte di Perticone. C'erano due palloni in campo, può rimettere adesso in gioco Mora. Pallone battuto verso Garofalo, controllo in corsa complicato e alla fine è rimessa dal fondo. No, è calcio d'angolo secondo Orsato. Mi sembrava che fosse Garofalo ad aver masticato il pallone fino a portarlo fuori. Sinceramente non mi sembrava calcio d'angolo. Non l'ha proprio toccata. Esatto, ora Orsato avrà capito e magari ci sta adesso un fallo di confusione, Riccardo, probabilmente. Intanto arriva la battuta del calcio d'angolo con Cordova, Sansovini vicino alla linea, anche Pickelman batte il pallone. Cordova sul secondo palo, c'è la sponda in mezzo, la mischia, il pallone che viene allontanato da Pulsetti, poi ancora Grosseto che perde il pallone con Freddi. Livorno che cerca di ripartire, buon break di Garofalo, Grosseto con un'altra intensità in questo avvio di secondo tempo, 4 minuti 15 secondi, sempre 0-0, ma Grosseto con un'altra testa. Sì, non ha creato particolari problemi, però vedi come vanno ad aggredire, fanno ragionare assolutamente il Livorno. E infatti vedi, rubano un altro pallone, stavolta a Diamanti,
Pallone per Pickelman, buono stavolta il lavoro dell'austriaco, che alla fine però perde il possesso e riparte Diamanti. Giallo in arrivo qui per Gessa, sì. Sì, perché evidentemente sì, andrà tenuta, a differenza di quella di sì. Pulsetti precedente, era in una zona di campo dove non stava andando un contropiede veloce come invece in questa occasione per il Livorno. Fermata un'occasione con la trattenuta, giallo. Qui c'era il ribaltamento di fronte netto. Pulsetti era vicino alla panchina del Livorno quando ha commesso fallo e non era un'azione importante di gioco. Bonetto intanto, pallone girato molto bene. Le squadre si sono ripresentate in campo con lo stesso modulo del primo tempo. Il Livorno non doveva, come ho detto, più attenzione. Diamanti butta dentro subito un pallone, è arrivato Volpe da dietro, vediamo se lo raggiunge dalla parte opposta. Terranova gli evita sì di fare andare fuori la palla, la butta al centro, sbaglia Abruzzese, al volo palla Ciarravani. Si scaldano Grandoni, Rossini e Filippini da una parte, Porchi a Vitiello, Lazzari e Bonanni dall'altra. Attenzione alla palla dentro, allontanata da Tavano, pallone messo fuori bene dalla difesa del Grosseto, c'è però pronto ad andare sul pallone Perticone che gira per De Lucia, poi Miglioni con rischio opposto, la pressione di Sansovini che è più veloce di lui, lo contrasta ma il rinvio arriva lo stesso. Volpe non la prende di testa Freddi, sempre Livorno però con Antonio Filippini che si trascina fuori il pallone, la rimessa è per la formazione di casa. Grande intensità questo secondo tempo, ma il Livorno si è stato sorpreso i primi 3-4 minuti, adesso subito ha ritrovato il filo del discorso. Qui c'è il lancio per Pickelman che prova a sfruttare il fisico per l'austriaco, alla fine non rischia, Perticone butta fuori il pallone, Grosseto che rimane però in zona d'attacco. Già battuto il fallo laterale, Pickelman finisce a terra, prende un colpo dietro l'austriaco, si gioca perché la palla è del Livorno, Pickelman si è rialzato solo adesso, il Livorno può andare, è un 5 contro 5, attenzione alla transizione offensiva della formazione di Ruotolo. Diamanti sta spingendo a destra Terranova, la palla arriva adesso per lui, incrocia Pulsetti, in mezzo Tavano, eccolo Tavano, lascia passare per Volpe, nella rigore, spalla alla porta, gira il pallone verso Pulsetti, troppo lungo però, possiamo ricominciare, il giocatore del Verona dà il pallone a Diamanti, resiste, finta di Diamanti, due volte, passa, posizione regolare per Terranova che può tenerla in campo, viene fischiato però il calcio di punizione su Diamanti, il Livorno aveva vantaggio, ma giusto, secondo Orsato non si è concretizzato e quindi sì, calcio di punizione. Giusto questo calcio di punizione, vedi, quando ha la palla questo ragazzo qualche cosa. Volevo completare il discorso di prima, cioè stesso modulo tattico del primo tempo, però si è notato chiaramente la mentalità diversa con la quale è entrato in campo il Grosseto. Ecco, io mi aspettavo un Grosseto pronti via dall'inizio della partita, così poi dopo sai è anche poi più difficile, certo, per me è facile parlare qui, è comodo, guardo la partita dalla tribuna. Diamanti sul pallone, calcio di punizione che si è procurato e che vorrà evidentemente battere, c'è anche Loviso, ma stavolta scommetto io, prendo il 23. Parte Diamanti, colpisce la barriera, non con un braccio come chiedeva l'attaccante del Livorno, pallone allontanato dalla difesa del Grosseto, Miglionico va ad anticipare Sansovini, sta facendo molta fatica col fisico di Miglionico e Perticone, non riesce a prenderli in velocità anche perché gioca molto lontano dalla porta. Adesso il pallone dentro per Bonetto, buono il controllo, tocca fuori per Loviso, già zona tiro per lui, preferisce allargare per Terranova con più uomini, adesso l'azione del Livorno, butta la palla dentro Terranova, c'è un rimpallo che favorisce Consonni, sbuca ancora una volta lui che è un po' calato nel finale del primo tempo, qui fa una gran cosa, manda a vuoto Volpe, fa ripartire i suoi, bene per Mora che ha spazio per correre, saltate due linee del Livorno, Mora però si ferma e appoggia adesso a Cordova, centrale Pickelman, largo Sansovini, dalla parte opposta c'è Gessa, sta arrivando anche Freddi, avanza Gessa, uno contro due, vuole crossare, la palla è comoda però per Miglionico, di testa insuperabili Miglionico e Perticone, e allora Livorno dalla parte opposta, buon ritmo adesso nel match, Pulsetti riparte, vuole la palla Diamanti, gliela offre adesso Pulsetti, Diamanti allarga col destro verso Tavano, controllo col petto, il destro si immola per chiudere con un grande intervento Cordova, la palla è ancora del Livorno ed è ancora in gioco, Pulsetti nuovamente di lui Garofalo, si ricomincia però. La differenza della pericolosità degli avanti del Livorno rispetto a almeno quello che hanno prodotto fino a questo momento gli avanti del Grosseto, tantissimo movimento però concluso pochissimo, e Pickelman diciamo che non ha trovato fino a questo momento la serata migliore. Decisamente no, Diamanti intanto allarga il pallone dalla parte opposta, lo va a controllare Antonio Filippini,
arriva quasi in area di rigore Filippini, poi cross sul secondo palo, c'è Pulsetti che non è sufficientemente alto per raggiungere questo pallone, si perde sul fondo, rimessa dal fondo per Ciro Polito. Dopo due minuti di grande ritmo il pallone alla fine è terminato in out. Cioè, l'idea è quando il Livorno affonda davanti fra Diamanti, Volpe, soprattutto Tavano, ti possono creare ogni momento dei problemi. Dall'altra parte invece molto diversa la situazione. Quindi di questo mettono fuori il pallone, c'è un problema evidentemente credo per Garofalo. Sì, probabilmente esce un po' di... Quindi deve andare a farsi medicare, non può rimanere sul terreno di gioco. Grosseto in 10 che riceverà il pallone da Volpe, visto che l'ha buttato fuori volontariamente, la formazione di Elio Gustinetti. Eh sì, perde sangue, ne perde parecchio. Non vediamo il dettaglio della nostra inquadratura, la cata sopraccigliare, sempre una zona piena di sangue. Lì vicino Ciarravano ci racconta tutto, Paolo. Sì, esatto Riccardo, è un taglio dell'arcata sopraccigliare sinistra, quasi da match di box. È caduto addosso Pulsetti nell'azione precedente. Esatto, involontario, però insomma bisogna aspettare ancora qualche secondo che l'emorragia venga tamponata, altrimenti non può rientrare in campo. Lo siete 10 uomini che prova comunque a venire avanti con Sansovini sul bel lancio di Abruzzese, sta arrivando da dietro con Sonni che spinge, arriva al limite dell'area di rigore con Sonni, continua ad andare, poi calcia con la punta. Con l'uomo in meno il Grosseto tira in porta. E ha fatto il massimo da lì, forse egoisticamente poteva cercare di guadagnare una punizione. Prova a girarsi Diamanti in corsa, riesce comunque a trovare Pulsetti, l'incrocio di Volpe, Pulsetti va da solo, resta in piedi, prova a calciare col sinistro, non è il suo piede, palla sul fondo. Non è il suo piede preferito, il giocatore a me piace tantissimo, mi fa piacere, mi farebbe piacere rivederlo l'anno prossimo nella massima categoria perché ci può stare benissimo. Abbiamo rivisto l'azione di Consonni, Grosseto che riparte, Garofalo è rientrato con una fasciatura in testa, mentre qui Cordova perde un po' di tempo, recupera però il pallone. Lo offre adesso a Gianluca Freddi, ancora Cordova, è arrivato Gessa, quasi in fuorigioco, allora Cordova ricomincia da Abruzzese. Eccolo Garofalo, che gioca il primo pallone con la fasciatura, punta subito e passa. Mezza tre maglie gialle Garofalo, deve ricominciare all'indietro da Consonni. Poi Abruzzese, adesso Freddi che è ritornato in difesa dopo essersi proposto precedentemente in attacco. Gessa, le finte di Gessa, va all'uno contro due, poi centrale da Cordova che accompagna con calma la manovra però. Manca un po' di ritmo nell'azione offensiva del Grosseto qui, infatti la palla viene subito persa. Vedi, la forza del Livorno è stata che il Grosseto è entrato in campo il secondo tempo con un'altra mentalità, però vedi come ha reagito subito il Livorno, la grande squadra. Subito ha rimesso a posto le cose. E ancora sta gestendo la partita fino a questo momento a proprio piacimento, da grande squadra. Terranova verticale per Volpe, ancora Terranova, su di lui c'è la buona chiusura di Garofalo su Volpe che mette il pallone in fallo laterale. Ancora Terranova con le mani per Loviso, si è visto poco l'ex centrocampista del Bologna, classe 84, ma era chiamato, della squadra. Sì, era chiamato un compito sicuramente di equilibrio e di contenimento, si è lasciato andare poco in fase offensiva, non è mai arrivato al tiro lui che da lontano può far male, credo che siano ordini di scuderia. D'altro canto è difficile trovare qualcuno che ha giocato male nel Livorno stasera. Ordinato e compatto, sì, qui sta portando a casa un pareggio che sarebbe preziosissimo. Adesso Abruzzese, palla in verticale per il tacco di Mora, poi la sponda di Pickelman, sta arrivando Garofalo come un treno, torna su di lui e chiude benissimo per Ticone che prende solo palla ed è bravissimo. Che recupero ha fatto. Ancora Grosseto però, con Sonni, vuole crossare in corsa, ci riesce, palla sul secondo palo, la sponda di Gessa verso Sansovini, ancora De Lucia, ancora una volta molto puntuale, molto attento, ha già rimesso in moto per Diamanti, Grosseto, Diamanti prova a punirlo con la transizione offensiva, tocco d'esterno verso Filippini, accompagna Bonetto. C'è Volpe in mezzo, c'è anche Tavano, è buono il cross, Polito non sbaglia però la presa. Un'occasione di qua, un'occasione di là, adesso la partita è più bella rispetto al primo tempo. Sì, perché chiaramente il Grosseto è chiamato a sbilanciarsi, è chiamato assolutamente a sbilanciarsi, le squadre si allungano, però il Livorno non è che sta a dormire, non è che si limita, quando vede gli spazi si butta dentro.
Abbiamo visto la grande chiusura da parte di Miglionico. Grande intervento difensivo questo, sai Riccardo? Sì, anche perché Garofalo fosse passato sarebbe andato praticamente in area di rigore solo davanti a De Lucia. Ancora Garofalo, ispiratissimo, nonostante la fasciatura sulla testa, sempre Garofalo, le sue finte, alla palla sul sinistro, va da Pickerman, buono il controllo dell'austriaco, che prova il destro, alto sopra la traversa, buona giocata, e sicuramente Garofalo però, che dà sempre quella spinta in più quando arriva da dietro. Ecco, la fasciatura gli ha dato ancora più forza. Qui Pickerman onestamente ha fatto una bella cosa, purtroppo gli è capitato di sperare per il piede sbagliato, corpo lì indietro, tiro alto, però magari segnali di risveglio. Certo è che con Pellicori in panchina non credo che Ostinetti possa continuare a tenerlo fuori. No, io credo che adesso sia giunto il momento da parte di Ostinetti di tentare qualche cosa di diverso. C'è anche Bonanni che ha accelerato il proprio riscaldamento. Vedremo cosa accadrà in quest'ultima mezz'ora. Intanto c'è il lancio profondo in avanti di Terranova, fermato Volpe, ancora da Garofalo, ispiratissimo, con la fasciatura sulla testa, prova in qualche modo con Sonny, prestato da Diamanti, resiste col fisico con Sonny, ma alla fine Diamanti gli scippa il pallone, prova un numero in mezzo a due, complicatissimo, ne porta a casa comunque un'ottima rimessa laterale. Che bravo che è stato anche questa volta questo giocatore. Di Doro per Diamanti, che forse non rientra a tempo dal fuorigioco, infatti alza la bandierina Romagnoli. E il calcio di punizione sarà per il fuorigioco di Alessandro Diamanti. Stagione con tante perle, 13 i gol del suo campionato, alcuni strepitosi. Proprio qui al Carlo Zecchini, uno di questi, quello che ha aperto la rimonta da 2-0 a 2-3 alla formazione all'epoca di Leo Acori. Altro buco di Pickerman, chiude Miglionico che trova Terranova. Pallone spazzato per non rischiare, è spazzato abbastanza male dalla difesa livornese. Mi sembra che Pellicori sia pronto a entrare in campo. Ho visto bene. Gran recupero di Gessa, che tiene campo un pallone quasi uscito qui. Cordova. Centrale per Sansovini. Si propone Sansovini, ma perde anche lui la palla. La recupera bene Loviso. La offre a Filippini. Ancora Diamanti. Nuovamente arriva Bonetto, che sta correndo la sua corsia. Ancora Diamanti. Il taglio di Pulsetti. Diamanti invece va per vie più comode, alla fine il cross di Bonetto viene messo fuori da Mariano Stendardo in calcio d'angolo. Qui Diamanti non se l'è sentita di aprire per Pulsetti, era una buona chance. Sì, comunque almeno secondo me Riccardo c'è bisogno di forze nuove nel Grosseto, anche veramente per tentare qualcosa, far male più in fase offensiva. Sta per arrivare il calcio d'angolo, che invece è un tocco corto verso Bonetto, palla di ritorno ancora per Loviso, la posizione è regolare, sta arrivando il pallone dentro, viene anticipato Terranova, l'intervento difensivo, poi Filippini ributta il pallone dentro per Tavano, che è in posizione regolare, stacca e chiude ancora con Sonny, poi viene travolto da Volpe e Cordova. Calcio di punizione per il Mora, calcio di punizione per il Grosseto. Già battuto poi lo scatto di Garofalo, che era dalla parte opposta del campo, era 3 metri in fuorigioco. Ma cosa faceva? Incredibile, Garofalo era da solo, doveva essere sulla linea difensiva e nel fuorigioco dall'altra parte. Non è ancora né Pellicori né Bonanni l'idea, ecco, adesso di Agostinetti, bensì Lazzari, informa Mirko Camarda al coordinamento, che entrerà al posto di Gessa. Dico la verità, un po' mi sorprende questa scelta di Vincenzo, perché Gessa non aveva fatto demeritato nel corso del match. No, effettivamente. Occhio alla gran palla di Cordova per Mora. Può coordinarsi il cross. È interessante il cross. Non c'è Pickerman. E Sansovini era troppo in anticipo. Non è arrivato Gessa. La palla in calcio d'angolo. Prima del cambio. Gessa per Lazzari. Gessa dalla parte opposta. E quindi ci metterà parecchio ad uscire. Vorrebbe battere l'angolo, ma c'è prima il cambio. Gran cross di Mora in corsa. Lo stiamo rivedendo. Eh sì, però vedi anche qua. C'era solo un giocatore del Grosseto. Non andava sul secondo esatto palo. Cioè lì ci deve entrare i due attaccanti più almeno un centrocampista, invece era troppo, non può essere pericoloso. Saluta il pubblico Gessa, una buona partita ha fatto, sa che potrebbe essere comunque l'ultima della stagione. Tutti lo risalutano ed entra al suo posto maglia numero 8 Flavio Lazzari, decisamente più offensivo rispetto a Gessa. Sì, poi questo è un giocatore che, attenzione, perché ha i piedi buoni, ha i piedi per far male questo.
Pickerman nell'area di rigore con Stendardo e Sansovini, c'è anche Abruzzese, sta arrivando Freddi. Pallone crossato interessante verso Freddi, pallone che rimane nell'area piccola, ha visto fallo in attacco Orsato, però calcio di punizione per il Livorno, è stata una buona opportunità per Gianluca Freddi. Sì, anche se qui Orsato aveva effettivamente fischiato parecchio tempo prima. Freddi, secondo l'arbitro, che si sia un po' onestamente appoggiato un po' troppo. Riparte il Livorno, 25 minuti alla fine, sempre 0-0, 0-0 che per il Grosseto vuol dire dover vincere. Armando Picchi, in testa molto bene Abruzzese, meglio di Volpe, tocco centrale verso Cordova, si ferma Cordova, disturbato anche da Orsato che era da quelle parti, poi con Sonny, grande finta in mezzo al campo, talentuoso come tutti i mancini, con Sonny, qui sbaglia però la misura del passaggio per Sansovini che sta provando a dare quella profondità mancata nel primo tempo. Produce il problema del Grosseto, che stranamente, no, perché ha fatto tanti gol nella stagione, produce poco in fase offensiva perché accompagnano pochi giocatori. È chiaro che la qualità che hanno Tavano e Diamanti non ce l'ha il, certo, il attaccano tanti, però vedi, ci ricordiamo onestamente De Lucia che si è comportato benissimo, ma ci ricordiamo ancora il tiro di Mora al sesto minuto, più qualche uscita, ma, sì, però niente di particolare. Qui De Lucia è sulla sua tre quarti, vuole andare al rinvio, il rinvio qui è da portiere, il buon del pubblico lo sottolinea con le mani, ancora Garofalo, tocco verso Abruzzese, timida la pressione su di lui di Volpe, spazio per andare da Cordova che gira di prima verso Freddi, si muove Lazzari, la palla è però per Sansovini, si appoggia ora a Lazzari, al centro Pickelman, Lazzari punta con Sansovini lì vicino, poi va da Pickelman che arriva sul pallone in ritardo e cadendo, il pubblico un po' comincia a beccarlo, forse vorrebbe vedere in campo Pellicori, nel frattempo Garofalo recupera palla, Volpe ha subito fallo da due giocatori, secondo Orsato calcio di punizione. Pronto ad andare sul pallone Terranova, non ha fatto sofferto dalla sua parte nonostante Mora e Garofalo siano arrivati molto spesso, è stato anche il buon contributo di Pulsetti, certo qualche cross l'hanno effettuato, sì, non però, si può bloccare completamente. Però guarda, fino a questo momento la fase difensiva del Livorno è stata pressoché perfetta. Esatto, hai detto proprio... Anche perché l'unica palla gol di cui parlavamo prima, quella di Mora, è arrivata sul pallone sporco, non è arrivata sì, sulla scena di Mora. Poi è stata una grande giocata di Mora, non è stata... La palla Mora gli è arrivata, sì, da un esatto, colpo destro della difesa, non è stata... Qui intanto scintille tra Pulsetti e Mora, scontro tra i due, saranno ammoniti entrambi, poi arriva anche Garofalo, arriva Orsato, vediamo che succede. Sì, ma non capisco cosa c'entrano gli altri. Non giallo capisco. In mano per Orsato. Il nostro Paolo Ciarravano, è stata una tenuta reiterata di Pulsetti a Mora, Mora se l'è presa un po' scalciato. Nel frattempo è arrivato anche Garofalo. Paolo, dici che succede? È successo che Pulsetti contro Mora era il primo round, alle loro spalle si è creata una nuova contrapposizione, Garofalo contro Volpe, infatti come avete visto è stato ammonito Garofalo e Pulsetti. E forse anche con Sonny, Paolo, che ho visto una tripla mossa di Orsato, non doppia, forse anche con Sonny. Questo forse poi magari chiedilo a Ciampi se ti parla. Assolutamente. Non capisco però cosa c'entravano gli altri. E Mora no, tutto questo Mora no. C'entravano, cioè gli altri si sono proprio fatti a morire per solo niente. Due con Sonny no, okay. Non è stato ammonito. Perfetto, grazie Paolo. Allora Abruzzese batte il calcio di punizione, lo batte veloce proprio per Mora, l'uomo che ha scatenato tutto, cross deviato, palla in calcio d'angolo per il Grosseto, 22 minuti alla fine, ha bisogno almeno di un gol. Dierio Agustinetti, e già comunque con un gol sarebbe tutt'altro che tranquillo, e ritorna l'Armando Picchi. Cordova dalla bandierina, arriva il pallone sul secondo palo e il gol del vantaggio di Freddi, Gianluca Freddi firma il gol dell'1-0, esplode il pubblico di Grosseto, 1-0. Come ha battuto il calcio d'angolo Cordova in maniera perfetta, lì il portiere non può uscire, tagliato perfetto lo stacco di testa di Freddi, gol molto bello, anche se la difesa del Livorno si è fatta sorprendere.
erano stati impeccabili fino adesso, sì. E invece si sono fermati nel momento più importante, il gol del Grosseto che ci regala 20 minuti di fuoco in questa partita, Vincenzo, lo stacco di Gianluca Freddi, importantissimo, importantissimo per il Grosseto, quarto gol in campionato per il giocatore cresciuto della Roma, De Lucia in ritardo ed è 1-0. È stato molto bello, tante difese mettono due uomini, uno sul palo e uno sul secondo palo. In questo caso sarebbe servito l'uomo sul secondo palo. Il sogno continua per la formazione di Elio Gustinetti. Qui Diamanti recupera forse con un braccio. Calcio di punizione, aspetto 20 minuti di grande fuoco, caro Vincenzo e caro Paolo Ciarravano. Paolo. La panchina del Grosseto completamente impazzita, tutti in campo, sono arrivati fin dentro l'area di rigore, l'unico quasi inappuntabile Gustinetti. Incredibile. La calma dell'allenatore esperto. Ma d'altro canto la partita era bellissima per il Grosseto fino a questo momento e chiaramente questo gol è come se l'avessero liberati da un incubo. Perché insisto nel dire che il Livorno ha fatto una partita molto bella sul piano tattico, se gli posso imputare qualcosa è che forse non è stato convintissimo in fase offensiva, nonostante si vedeva che aveva la possibilità di far male. Entrerà Fausto Rossini verosimilmente al posto di Volpe, staremo a vedere adesso, appena lo scoprirà. No, esce Filippini addirittura, vuole pareggiarla qui in Ruotolo. Evidentemente Volpe va a giocare più dietro e Rossini va a far tridente con Tavano e Diamanti. Tanto Bonetto mette palla sul destro, poi va a crossare dentro verso Pulsetti, provvidenziale abruzzese, poi Volpe lotta con Garofalo che la prende di testa nonostante la fasciatura, spazza via il pallone Mora, il più lontano di salire i suoi. De Lucia prende palla fuori dall'area di rigore, il Grosseto sale con la difesa fino quasi a metà campo, ora chiaramente galvanizzati dal gol di Freddi, quelli di Grosseto hanno trovato anche nuove energie, per il Livorno è più difficile. Ma per il vantaggio ti fa correre anche più di quello che hai nelle tue capacità. Pulsetti, verticale per Volpe che prova a scattare, ancora Abruzzese su di lui, bello il controllo in corsa, alle sue spalle c'è Terranova, Volpe non lo può vedere, l'ultimo a toccare è Volpe, la rimessa è per il Grosseto, c'è il cambio, fuori Filippini. Come ho detto in anteprima Mirko Camarda, e dunque questo è il Grosseto, diciamo così, standard, il Livorno cioè standard, con la punta pesante, Tavano e Diamanti. È sicuramente, ed è un 4-3-2-1, è sicuramente più una mossa coraggiosa, perché evidentemente Ruotolo, considerando le forze in campo, dice me la voglio giocare, me la voglio rimettere a posto già nella partita d'andata. La partita, la rimessa alla fine è stata data al Livorno e non al Grosseto come in un primo tempo aveva segnalato Romagnoli. Bonetto, il tocco è per Ciccio Tavano che parte defilato, si accentra, due uomini saltati, ancora Tavano, il guizzo in area di rigore, accelera, la mette sul secondo palo dove però non c'è nessuno. Che giocata, arriva Diamanti dalla parte opposta nell'uno contro uno, ancora Diamanti, la finta non passa su Garofalo, che partita per Garofalo. E poi alla fine va a spazzare come al solito Mora. Sansovini prova a correre su Perticone che tocca di testa corto, poi impaurito da Sansovini, poi scivola Miglionico, attenzione, Sansovini però è da solo contro tutti e deve resistere alla carica avversaria, si procura un calcio di punizione importantissimo, il pressing di Sansovini. Qui non capisco però il fallo che ha fatto Miglionico, onestamente non c'era nessun motivo di fare un fallo così, era completamente solo nella Sansovini. Metà campo del, esatto, del Leo. E un fallo di punizione gratuito che regala a Cordova un'altra palla dentro, grande favore al Grosseto perché passa il tempo, respirano, la squadra ritrova equilibrio. Altra situazione come quella che ha portato al gol di Freddi, con Cordova pronto a battere, i soliti saltatori nell'area di rigore. Cordova va verso la porta, l'anticipo di Terranova, mette la palla in calcio d'angolo. Sentardo richiama Cordova come a non tirare in porta ma a cercare il cross.
Ancora Cordova, ancora bellissimo il cross, allontana Fausto Rossini, il più alto provvidenziale. Sono pericolosi questi calci d'angolo, perché il portiere non, può fare, perché rischia la figuraccia, poi sono tagliati forte, lì bisogna avere il piede buono per far questo. Però Lazzari e Freddi, prova a partire Freddi, viene fermato, rimessa laterale che sarà per il Livorno, indica Nicoletti. Freddi non protesta, quindi sta a pensare che sì, era fosse del Livorno. Esatto. Bonetto guadagna qualche metro, rischia l'inversione della rimessa laterale. Insomma, gli arbitri, solo quelli molto severi, invertono le rimesse laterali per qualche metro. Intanto Pulsetti, poi Loviso, sbaglia il tocco, va a recuperare il pallone il Grosseto, lo fa solo per un attimo con Lazzari, nuovamente Bonetto per il Livorno. Si muove Diamanti, la palla è per lui, Diamanti non riesce a controllarla ma la recupera con un bel guizzo, zona tiro per Diamanti che preferisce allargare il gioco. Adesso verso Tavano, controllo, cross, mette fuori Mariano Stendardo, poi viene fermato Lazzari sul pallone, no, no, è fallo. Piede a martello, punizione, giusta la decisione di Orsato. Adesso chiaramente ogni occasione buona per discutere, si litiga in mezzo al campo, noi ne approfittiamo per andare da Paolo Ciarravani. Indicazione tattica da parte di Ruotolo, i due centrali di centrocampo dovranno essere ora Pulsetti e Loviso, se possibile 4-2-3-1 4-2-3-1 con l'ordine a Rossini di andare sempre in profondità. Sì, parte più esterno sicuramente Tavano. Tavano e Volpe esterni, esatto, e Diamanti e Volpe, centrale tra Rossini. Esatto, Diamanti dietro Rossini che fa da centravanti boa davanti. Mora con l'esterno, prova a mettere in moto Sansovini, arriva anche Pickelman, c'è Perticone aiutato da Miglionico che riesce a chiudere, poi sbuca Abruzzese per anticipare Rossini nel gioco aereo. Con Son, tocco corto verso Lazzari, poi Sansovini attaccato alle spalle, resiste. Ancora con Sonni, Lazzari sbaglia il tocco per Sansovini, ma comunque toccato bene per anticipare Miglionico. Bonetto in rovesciata. Con Sonni mette giù, sbuca Tavano alle sue spalle, duello tra numeri 10, alla meglio quello del Grosseto, si è aperto Garofalo per ricevere, con Sonni con una palla complicata ma intelligente, fermata bene dal lavoro di Loviso, poi Pulsetti e alla fine Terranova, si ricomincia con Diamanti, è partito Volpe, Diamanti l'ha visto, lo serve ora sulla corsa, buono il pallone di Diamanti per Volpe che punta Garofalo, si accontenta del cross, non viene un granché perché è deviato, fallo su Abruzzese, la palla passa, pulito con una mano, comunque è stato fischiato fallo in favore del Grosseto, 13 alla fine, 1-0 Freddi. E Grosseto quantomeno può andare al picchi con 2 risultati su 3. Ebbene, non sarebbe male, non sarebbe male per loro. Ma diventa poi tutta ancora più la pressione sulle spalle, diventerebbe sulle spalle del Livorno. Il rinvio da parte di Ciro Pulito. Pickelman prova a staccare, l'anticipo buono su di lui di Perticone, ma la palla arriva per Mora che prova addirittura la conclusione, ha un sinistro molto potente Nicola Mora, qui ha tirato però anche spinto e sbilanciato, sì, da Volpe. È stato sbilanciato da Volpe nel momento del tiro. Volpe uscirà proprio adesso, entrerà al suo posto Candreva, giocatore di grande talento, non troppo continuo, ma è solo 22enne, 33 presenze e 2 gol per lui anche nel giro dell'Under 21, giocatore che promette molto, tante velocità, ottimi fondamentali, gran tiro dalla distanza. Abruzzese ributta in avanti il pallone, in qualche modo Terranova che rischia, attenzione con retropassaggio, Sansovini va a disturbare De Lucia, Livorno che dopo il gol è piaciuto meno, Vincenzo. Sì, è piaciuto meno e ti devo dire che vedi cosa vuol dire il morale, l'entusiasmo, sull'onda dell'entusiasmo adesso il Grosseto anche sul piano fisico sta dando veramente il 110%. Entrerà Pellicori al posto di Pickelman dunque negli ultimi 11 minuti. Adesso Mora fino in fondo riesce a far sbucare il pallone, nessuno però gli ha dato nemmeno un po' di fiducia. Allora la palla è buona per il Livorno con Loviso che imposta in avanti dove però non c'è nessuna maglia gialla, l'anticipo di Stendardo, poi Abruzzese e adesso l'autore del gol Freddi che ricomincia da Pulito. Gli applausi del Carlo Zecchini, ammutoliti i tifosi del Livorno. Ammutoliti anche perché non c'erano segnali di pericolo, no, da parte del Grosseto. Ma d'altronde il calcio, il 65% certo, dei gol che svolta certo, sono da palla in attiva. Certamente. Però il possesso della partita, pieno controllo della partita, si trova sotto di un gol.
Eccolo Pellicori per la fase finale del match. Siamo appena a 40 minuti soltanto di gioco effettivo e a 10 dalla fine. Pronto Pellicori, palla per Diamanti. Pulsetti di prima dentro verso Candreva, che era scattato, la chiusura ancora di un ottimo Garofalo. Poi Candreva, Garofalo entra, colpito al volto Candreva che finisce giù. Calcio di punizione per il Livorno. Anche qui Orsato non ha concesso vantaggio, la palla era finita a Diamanti. E Diamanti stesso batterà il calcio di punizione. E il cambio. Inevitabile l'uscita di Thomas Pickelman al suo posto. Va a giocare Alessandro Pellicori. È arrivato, ha cominciato a segnare. Fermato. Vedi cosa vuol dire il vantaggio. Se la partita era 0-0, questo cambio l'avrebbero fischiato Pickelman. Invece il vantaggio. È vero, come hai detto tu, comunque è partito molto bene questo ragazzo, ha fatto dei gol. A Raffine è arrivato a gennaio dall'Avellino. Poi ha avuto un calo, sembra si fosse ripreso. Chissà se riuscirà a incidere in questi ultimi 10 di gioco. Diamanti pronto alla battuta, solo due uomini in barriera. Se Diamanti si fa ingolosire da quel piccolo pezzo di porta che vede. No, il suo è un cross col pallone che rimane nell'area piccola, poi viene allontanato in qualche modo da Mariano Stendardo. Riparte Lazzari, resiste alla carica, trattenuto, giallo in arrivo perché stavolta l'azione era più pericolosa. Giallo in arrivo per Miglionico, inevitabile la sanzione per Orsato. Sì, forse poteva anche evitarlo questa trattenuta, anche perché onestamente segnali di pericolo. Certo, la partita si è fatta complicata per il Livorno, perché è vero che un'eventuale sconfitta per 1-0 è assolutamente rimediabile in casa, però sai, sempre l'1-0 è sempre un risultato antipatico. Però credimi, anche per quello che dicevamo prima, Vincenzo, una squadra che fa fatica a perdere, che non perde troppo spesso, perdere può togliere un po' di sicurezza, un po' di poi, confidenza, guarda, alla squadra. È un risultato brutto l'1-0, un risultato che non sai mai. Anche se, sì, ricordiamolo, se Livorno dovesse vincere 2-1 non è come nelle coppe europee, certo, per certo, cui andrebbe, certo, ad essere eliminato, bensì no, ma è, passerebbe. È il morale diverso, è che ti costringe comunque a sbilanciarti, ad attaccare, e l'altra squadra ha la possibilità di colpirti. Qui ha ammonito Loviso per questo piede a martello e danni di Consonni. Calcio di punizione per il Grosseto, altra palla banale persa dal Livorno che si è completamente disunito, sì, dopo il gol. Ha accusato il colpo, ha accusato indubbiamente. Il Grosseto può provare ad approfittarne in questi 8 minuti finali. 2-0 cambierebbe di parecchio la situazione in vista della gara di ritorno. Ma sai, l'inserimento di Pellicori potrebbe avere anche questo significato. Palla dentro verso Sansovini, anticipato bene proprio da Loviso. Pallone che ritorna giocabile per il Grosseto. Ha toccato bene per Cordova. Attenzione al destro tentato De Lucia, troppo comodo toccare questo pallone dell'ex giocatore del Messina. Solito duello aereo, stavolta Freddi alla meglio su Tavano, si erano addirittura seguiti dalla fascia sinistra offensiva del Livorno. Poi Diamanti apre per Bonetto, controlla in corsa l'ex giocatore di Empoli e Lazio, si accentra, può toccare corto per Diamanti, invece va dentro l'area di rigore per Tavano, resiste Tavano, uno con addirittura ancora Ciccio Tavano, non può far altro che scaricare il pallone per Bonetto. C'è Pulsetti in zona tiro, anche Loviso, controllo col destro, Loviso prova la conclusione, pulito con i pugni, pallone regalato a Candreva e deviazione provvidenziale in calcio d'angolo di Abruzzese. Pulito si arrabbia con i suoi, ma anche lui non aveva rinviato troppo bene il pallone. Ma non è facile, perché i palloni, guarda, credimi, con questi palloni di oggi ti girano, i portieri sono veramente è la disgrazia dei portieri disperati. Ma qui sono bravissimo Abruzzese, ha salvato un gol fatto a colpo sicuro di Candreva. Candreva ha scelto la potenza con Polito a terra, nel frattempo è finito a terra invece Miglionico. Questo contatto con Stendardo è ricordato un po' la caduta dell'arbitro Holcock con Di Canio tanti anni fa, qui Miglionico. Tutto a posto. Arriva il calcio d'angolo sul primo palo, prova a prolungare in qualche modo Miglionico, fuori gioco. La sera Perticone che aveva toccato, palla che è tornata all'Oviso che era sulla pallina del calcio d'angolo, oltre l'ultimo difensore. Polito richiama Abruzzese che non era andato subito sul tiro di Candreva, poi però è bello il recupero. Gli ha salvato, credimi, era gol sicuro, non poteva più fare niente.
la disperazione di Antonio Candreva e la rabbia di Polito. Dopo la sua corta respinta comincia a pensare all'uomo partita Vincenzo. Ce n'è diversi, sono piaciuti diversi giocatori. Dentro Bonanni e fuori Garofalo, Vincenzo, nel finale di partita qui. Quegli ultimi 5 minuti. Andrà Mora più dietro e Bonanni farà l'esterno di centrocampo. Qui recupera il pallone Cordova, ma lo regala a Diamanti. Allora può scatenarsi il Livorno in contropiede. Diamanti tra fermato da Mora. Calcio di punizione per il Livorno. Qui rischiato Mora. Comunque il giallo non l'aveva preso prima, quindi sarebbe stata la prima ammonizione. Diamanti riallarga per Candreva, arriva Garofalo incurante del problema all'arcata sopraccigliare, va a prendere la palla di testa. Poi De Lucia tocca ancora una volta male, deve fare un miracolo della 9 e non gli riesce. Altra palla buttata da un Livorno perfetto quasi per 65 minuti, è rivedibile a dir poco per gli ultimi 20. Sorprendente, per non dire inquietante, che una squadra con quei giocatori e con quell'abitudine a quelle partite sia crollata per il gol di Freddi. Sì, proprio accusato vistosamente sul piano nervoso, sul piano morale, ma sai, io credo che si sono quasi meravigliati, erano, come ripeto, controllo della partita e si ritrovano sotto di un gol. Attenzione nuovamente Saltatori, attenzione al cross di Cordova. Arriva il pallone tagliato ancora benissimo e il raddoppio di Abruzzese, 2-0 per il Grosseto. Abruzzese, il sogno continua per il Grosseto di Custinetti, 2-0. Ancora un calcio d'angolo, ancora Cordova e il Livorno si è addormentato. Non ho parole Riccardo, perché battuti alla stessa maniera del primo. Certo, Cordova è micidiale, però dobbiamo anche dire che insomma la difesa del Livorno una volta va bene, la seconda mi sembra un po' troppo. E forse Gessa ha salutato troppo presto il suo pubblico. Chissà che Grosseto non riesca a ripresentarsi qui un'altra volta. Il gol di Abruzzese che sottoporta tutti e fa 2-0. Mora si butta per terra, comincia a piangere. Esce Sansovini e non più Garofalo per far entrare Bonanni. Chiaramente sul 2-0 Bustinetti si può coprire. Hanno preso un gol su una palla che non sono neanche saltati di testa, una palla praticamente senza la presa di piede, quasi nell'area piccola. Erano messi male proprio come posizione sul piano fisico. Certo, i complimenti al Grosseto perché ha fatto il secondo tempo, poi sai, complimenti anche perché non si è accontentato dell'1-0 ma è andato comunque alla ricerca del secondo gol ed è stato premiato. E poi insomma il merito di avere un giocatore come Cordova, anche il Livorno ha Diamanti, all'Oviso, però non è riuscito a sfruttare il gioco aereo. Ci riesce il Grosseto, che adesso sì può cominciare davvero. Guarda, perché tutti... si può perdere 2-0 al Livorno, per carità, però insomma il Livorno visto negli ultimi 20 minuti cambiano tante cose. Questo 2-0, 4 giorni per il Livorno per ricaricare le energie, per provare a fare qualcosa. Sarebbe una sorpresa clamorosa, la sesta in classifica che elimina la terza. È ancora molto lunga, mancano 2 minuti più recupero qui, mancano 90 minuti più recupero al Picchi. Saranno due grandi sfide, quelle dei playoff. Vi ricordo che oggi pomeriggio 1-1 fra Empoli e Brescia, tutto invariato, anche se il Brescia ha 2 risultati su 3. Per la sfida di ritorno di giovedì alle ore 21, alle 19 si giocherà Livorno-Grosseto. Si parte dal 2-0 per adesso. Lancio verso Rossini, forse commette fallo, sì, secondo Orsato, bordo campo, Paolo Ciarravalli. Se sull'1-0 si era contenuto Bustinetti, sul 2-0 francamente si è un po' lasciato andare, poi curiosità, aveva deciso la doppia della sua squadra di togliere comunque Sansovini e non Garofalo, perché Garofalo comunque le aveva dato cenni di poter continuare. Ci sono diversi uomini partita, Riccardo, come fai a non premiare? Insomma, io dico Cordova perché ha messo lo zampino in tutti i due gol, anche se mi è piaciuto tantissimo con Sonny. Dunque io dico a Paolo, uno dei due, quello che trova va bene. Uno dei due centrali di centrocampo, perché veramente hanno giocato
Cossoni ha giocato veramente bene e Cordova però determinante, due gioielli. Merita la citazione secondo me anche Garofalo, Vincenzo, Garofalo, e i due Mora, centrali di difesa. Due centrali di difesa che hanno fatto i due gol, ti pare poco. Lancio lungo verso Rossini che prova a staccare di testa, prolunga per Tavano, pallone poi arriva a Garofalo, gli ruba però Diamante al limite dell'area di rigore, si immola ancora Stendardo con i crampi, sarà rimessa tra le però da recuperare parecchio perché ha i crampi Stendardo, forse freddi addirittura. E adesso la tensione è veramente a mille, possiamo dire che Livorno è scioccato. Assolutamente scioccato sì. Sul 2-0 lo shock è anche più comprensibile, e sull'1-0 quando hai 25 minuti per sì. pareggiare e non tiri più in porta, che le domande cominciano veramente in pieno controllo per 65 minuti e poi dopo evidentemente i problemi che aveva il Livorno quest'ultimo mese e mezzo evidentemente non sono spariti del tutto. Informa Mirko Camardo dal coordinamento che saranno 5 minuti di recupero, chiaramente non cominciano al 45esimo, cioè al 90esimo, ma cominceranno da quando si ricomincerà a giocare, verosimilmente al 46esimo, cioè tra 30 secondi circa, perché Freddi sta uscendo adesso e Grosseto dovrà difendere in 10, cosa che ha già fatto quando si era fatto male Garofalo. 5 da adesso, dunque si finirà al 95 e 36. Qui Rossini, pallone sporco, lo va ad allontanare in qualche modo Stendardo, con le mani è pronto Terranova, 1-2 ancora con Terranova che rientra bene sul sinistro, va al cross basso brutto, ma adesso la tensione per il Grosseto su questa azione è di Abruzzese che con un buon sinistro invece sbaglia a deviare il pallone, sbaglia anche Diamanti però allontana con Sonni, lotta per Licori con Pulsetti, segue il pallone l'ex giocatore dell'Avellino De Lucia, invio profondissimo per cercare la testa di Rossini che pizzica il pallone verso Tavano, ancora la buona chiusura di Stendardo, palla per Polito con tutta calma al rinvio l'ex portiere del Catania. Mancano 4 minuti adesso di recupero, Mora tocca addirittura col destro, poi Garofalo prova a cambiare gioco dalla parte opposta, non arriva Lazzari, arriva invece la chiusura di Bonetto, Rossini gira a memoria verso Loviso, lo trova Pulsetti al volo per Diamanti, arriva a Cordova e va a guadagnarsi il migliore in campo togliendo la palla anche a Diamanti, anche lavoro di copertura Garofalo, può servire centralmente con Sonni, lo fa ora di prima Mora addirittura da Polito, rumoreggia il pubblico dello Zecchini, giustamente se la cava bene, se la cava molto bene il portiere del Grosseto Bonetto, per mezzo al campo Loviso, la perde, c'è il fischio di Orsato, sì, calcio di punizione, punizione per il Livorno, chiaramente affrettano i tempi, c'è Bonanni che non fa battere, il Livorno la butta via ma di fatto trova uno spazio per andare da Diamanti, se l'allunga Diamanti, chiude Lazzari, Bonetto, ma fallo di Diamanti su Lazzari, calcio di punizione per il Grosseto, senza fretta il Livorno torna indietro ma dovrebbe rimanere un pochino in pressione per evitare qualche lancio lungo tipo questo che arriva adesso per Bonanni, prova col sinistro a passare Bonanni, su di lui c'è Miglioni che lo chiude bene De Lucia, stavolta il rinvio è nel campo ed è già, vedi il vantaggio, ti fa ritrovare energie, ti fa... pazzesco sembrava in difficoltà, no? Un po' stanco il Grosseto, guarda cosa hanno fatto i due gol, adesso ancora Grosseto con Lazzari, sta per entrare Gaston Sellino per far uscire Diamanti che si è un po' nervosito con l'arbitro Rossato, non vuole rischiare il ruotolo di perderlo magari per la gara di ritorno, ancora bene il Grosseto però, ancora Lazzari, Bonetto lo chiude, duello fra i numeri 8, il fallo laterale, pronto il cambio, dentro Severino, fuori Alessandro Diamanti, un po' mancato nel secondo tempo dopo un ottimo primo, il recupero che si allunga ulteriormente, dovrebbe a questo punto già finire a 51, quindi a 96, ancora Grosseto, le finte di Bonanni, gira il pallone per Lazzari, si ricomincia, Grosseto che non vuole andare verso la porta, gran numero di Consonni, ne salta tre, messo giù, fallo di frustrazione di Tavano che rischia il giallo e lo prende, giallo per Tavano e punizione per il Grosseto, attenzione alle palle inattive che sono state non un tema ma il tema dominante della serata, è stato un dramma per il Livorno.
Movimento in area di rigore ancora di Abruzzese, che nonostante il 2-0 è lì a cercare. Cordova prova a tirare in porta, esce molto prima dalla barriera. Pulsetti, palla che rimane buona per Pellicori, la prende De Lucia, 49-30. Il rinvio di Alfonso De Lucia, prova ad arrivare Celerino o Rossini, la prende ancora uno strepitoso Garofalo al volo con Sonni per Cordova, delirio, delirio a Grosseto. Ancora Cordova con l'esterno. Buono il lavoro, passa tra due avversari, perde palla, si butta, non prende il fallo però. Occhio al 5 contro 5 del Livorno, proprio nel finale viene fermato Loviso che reagisce, ma non c'è fallo secondo Orsato. Pulsetti, forse l'ultima azione del Livorno per andare al picchi con un altro spirito. Freddi, Terranova chiaramente, il cross dentro per Celerino che prende la palla, Garofalo non si accontenta di farla uscire, la trattiene, poi l'allontana ma non guadagna la rimessa, ancora Livorno con Pulsetti, pallone in campo. Dentro Pulsetti, va a staccare molto bene la difesa con Stendardo, poi si propone, attenzione Lazzari che ha un campo aperto per andare, Pellicori prova a scattare in posizione regolare, la palla dentro per lui, posizione regolare, resiste Pellicori, alla fine non ce la fa più e non c'è il fallo secondo Orsato, dovrebbe finire tra 20 secondi, c'è l'ultima azione per il Livorno, lancio dentro verso Rossini, la sponda per Gaston Celerino, prova ad allargare per Tavano, la di rigore, Tavano la palla sul sinistro, Tavano la chiude Abruzzese nel boato dello Zecchini, finisce così. Finisce così al 99,99%, come va molto di moda dire in questo periodo, e adesso è il 100%, è 2-0 per il Grosseto con Freddi e Abruzzese, Grosseto 2, Livorno 0, ha fischiato Orsato, è un 2-0 che forse non ci sta per quanto si è visto nel primo tempo Vincenzo, ma alla fine conta fare gol e il Grosseto è stato più bravo. È un po' pesante indubbiamente il risultato per il Livorno per come è andata l'andamento della gara. Però certo il Grosseto va in merito di averci creduto nonostante le enormi difficoltà che ha trovato per la prima ora, dove il Livorno ha controllato la partita a proprio piacimento. Però fatto il primo gol su una palla inattiva, il Grosseto ha continuato, non si è arreso, ha cercato il secondo gol e tutto sommato lo ha meritato, mentre il Livorno al contrario ha ceduto, è andato un po' in crisi. Sarà sicuramente una partita tutta da vivere, la partita di ritorno a Livorno, dove certamente le chance del Grosseto sono notevolmente aumentate. E non c'è dubbio, anche a livello mentale va al picchi con un'altra forza il Grosseto, perché il Livorno ha perso poco nel corso del suo campionato, 4 partite, non abituato a perdere. Non so come potrà uscire da questa partita, certo speriamo per il Livorno meglio Vincenzo di come è uscito dal gol di Freddi, certo. Livorno sparito dal campo. Adesso è importante anche come la prepareranno sul piano nervoso la partita, l'ambiente, sai Livorno è un ambiente calda, particolare, dunque bisogna vedere come arrivano i giocatori a giovedì, quante energie nervose consumeranno. Questo è certo, io già vedo Cordova al microfono di Paolo Ciarravano, aveva chiesto durante la settimana a Cordova che gli venisse dato il gol segnato a Piacenza, adesso gliene dovrebbero dare altri due, quelli di stasera. Paolo. Sì, Cordova è stato determinante, si parla di Cordova spesso come un grande tiratore di punizioni, Cordova non è solo punizioni, anche tanti calci d'angolo e soprattutto tanta sostanza in mezzo al campo. Siamo veramente contenti per quello che è successo stasera. Questa è veramente una squadra fatta da gente che vuole arrivare fino a un fondo. Abbiamo avuto tanti problemi nell'arco della stagione, ma io penso che queste sono le soddisfazioni più belle che un giocatore si può ritagliare dopo annate travagliate, però credo che comunque tutto questo che sta succedendo è meritato. In questo momento non pensi a te, pensi soprattutto giustamente alla squadra, possiamo dire il sogno continua dopo questa vittoria. È inutile adesso pensare alla squadra, questo uno è a se stesso, no? In questo momento uno deve pensare soltanto alla squadra, il bene di tutti noi, perché comunque il bene della squadra alla fine è il bene del giocatore, quindi come ripeto siamo stati veramente stupendi oggi, abbiamo fatto una grandissima partita di carattere e credo che la gente ha capito, penso che per quello adesso molta felicità in tutti i tifosi. Vi aspettavate di poter andare a Livorno potendo giocare con due? Era quello che cercavamo, che ci siamo parlati in settimana, cercare di almeno vincere la partita 1-0, perché comunque sappiamo che Livorno
c'è tante risorse soprattutto davanti e che sarà una partita difficilissima. Noi ci crediamo, credo che quando giochiamo da squadra abbiamo dato fastidio a tutti, quando iniziamo a giocare da singolo e quando le cose non vanno. E credo che stasera abbiamo giocato un'altra volta da squadra. E allora grazie a Nicola Scordova e grazie anche a Paolo Ciarravato. Noi ci fermiamo, un pizzico di pubblicità, poi torniamo qui per i commenti e per i saluti e per raccontarvi quello che succederà tra giovedì, sabato e domenica con i playoff di Serie B su Sky. Tra poco. Il più prestigioso Mellefort ESPN Classic propone alcune delle più belle sfide di Wimbledon. Un panorama sui personaggi che lo hanno reso impareggiabile. Il meglio di Wimbledon a giugno su ESPN Classic, canale Sky 216. Lo spettacolo totale della Formula 1. Tre giorni tutti in diretta. Tre canali interattivi con l'esclusivo onboard camera, dedicato alle rosse. Gran Premio di Gran Bretagna, da venerdì 19 alle 10.45, live su Sky Sport 2. Due grandi registi, uno in campo e uno alla macchina da presa. Per Venerdì Mania, Maradona by Kusturica. Venerdì 12 alle 21 e il PIB è su Sky Cinema Mania. Sta svuotando lo stadio Carlo Zecchini, speriamo ovviamente che il clima resti di grande festa. Anche al di fuori dello stadio stanno uscendo le due tifoserie, c'erano tanti tifosi del Livorno, quasi quanti quelli del Grosseto. Le squadre sono state molto oneste, ha diretto bene Orsato con la terra arbitrale, insomma tutti molto bravi. Possiamo rivedere intanto le immagini, Vincenzo, che andiamo con il commento di quello che è successo nel corso della partita. La palla gol di Mora, poi tanto Livorno, sì, fino ai due gol. Tanto Livorno non ha creato grandissimo, però ha controllato la partita a proprio piacimento. Qui il gol annullato a Tavano, giustamente non c'erano i segnali di un improvviso risveglio e crollo, anche se dobbiamo dire che il Grosseto è entrato in campo nel secondo tempo con un altro spirito, con un'altra aggressività, sì. Giocare il Livorno tranquillo, però non, e poi, è riuscito a concretizzare. Esatto, non è riuscito a concretizzare, non c'erano questi segnali. Poi improvvisamente il lampo, il calcio d'angolo battuto bene da Cordova, e chiaramente, e da quel momento il Livorno è andato in difficoltà, è andato in crisi, e il risultato è, dice che è 2-0, e dice anche che per adesso forse dobbiamo dire che il Grosseto adesso a questo punto è favorito, perché per il Livorno è molto duro ribaltare, anche se potenzialmente lo può indubbiamente fare, però sicuramente favorito perché la situazione è complicata. Tre risultati addirittura di tensione: vittoria, pareggio e sconfitta. Esatto. Di un gol di scarto. Esatto. Insomma, sì, certamente è una situazione di vantaggio. Potenzialmente il Livorno ha nelle proprie file la capacità di poter ribaltare il risultato, però deve fare l'impresa. Deve fare l'impresa. Deve giocare come Livorno ad inizio stagione, come quella macchina perfetta, non esatto. Certamente quello proprio da Grosseto Livorno in poi. Chissà che il Livorno non riesca a ritrovarsi dopo la partita qui dello Zecchini. Da quel giorno ci furono soprattutto problemi per Acori fino all'esonero, e anche insomma per Ruotolo, che ha due partite sulle spalle soltanto. Chissà che non sia proprio la partita dello Zecchini a ridare alla Serie B e al Livorno un grande Livorno. Quello che è sicuro è che il Grosseto ha coronato stasera quella che è stata una stagione fantastica nel suo complesso, al di là delle sette partite con Reggio Rossi con i sette punti. Gustinetti ha fatto il solito assolutamente capolavoro, assolutamente ha fatto il campionato, hai detto la parola giusta, ha fatto un capolavoro indipendentemente da come andrà. Però Riccardo, certo che è tutta da vedere la partita di ritorno a Livorno. Livorno-Grosseto non bisogna assolutamente perderla. Non c'è alcun dubbio, non c'è da perdere Livorno-Grosseto, non c'è da perdere Brescia e Empoli, saranno due grandi sfide. C'è più equilibrio anche dopo l'1-1 di oggi tra Brescia e Empoli. C'è
sulla carta per Grosseto del Livorno, ma sia l'Empoli ha la chance di poter vincere, certo, a Brescia, perché è forse la squadra come organico più attrezzata delle quattro, e così la stessa chance ce l'ha anche il Livorno di poter ribaltare contro un grande Grosseto, e contro un grande Grosseto di oggi, ma contro un grande Grosseto che immagino giocherà anche all'Armando Picchi. Chiudiamo qui, io dico solo questo per chiudere con la fase di commento. Il Grosseto oggi una cosa, un segnale importante l'ha dato, i 66 gol subiti in campionato forse fanno parte del passato, nella seconda epoca di Agostinetti il Grosseto prende meno gol, se continua a trovare in qualche modo tra punizioni, angoli e grandi giocate il modo di segnare, sai, forse diventa importante anche il rendimento del Grosseto in chiave per la finale. Riccardo, sugli errori si costruisce i miglioramenti, di conseguenza è chiaro che non bisogna perseverare negli errori. Mi pare che Agostinetti abbia chissà, magari anche partite in cui è mancato gli sono servite anche per riflettere, no, su certe cose. Certo, quello che abbiamo visto stasera, quantomeno sul piano fisico e sul piano morale, è una squadra veramente in splendide condizioni, dunque ha tutte le carte in regola per proseguire questo sogno incredibile. Grazie allora a tutti coloro che hanno collaborato alla produzione di questa partita, grazie a Franco Masselli in regia, a Mirko Camarda al coordinamento, a Paolo Ciarravano da bordo campo, che ritroveremo su Sky Sport 24 per le interviste con Agostinetti. E Ruotolo, grazie a te Vincenzo Guerini, come grazie sempre a voi, grazie per a l'ottimo voi. Lavoro svolto. L'appuntamento è con giovedì alle 19, Livorno Grosseto alle 21, Brescia Empoli. Da Riccardo Trevisani è tutto, Grosseto batte Livorno 2-0.